Cazzo, si è messo il coso. Olè, a posto, fatto tutto, sistemato tutto, abbiamo fatto tutto. Sono un po' stordito, però. Allora, ho fatto un sacco di cose. Boom, 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 cipi, cipi, ciao, Danni, danni, danni. ciao, ciao. Tanti danni. E poi ho tantissimi cranio, che però vado più danni. Ok, cazzo. Ok, sono al comune, perfetto. Voilà. Dove sta Dani? Dove sta Dani? Cipi, ciao, 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 ciao. Che bello questi alberi tutto autunno. Ma l'estate è da sistemare. Vabbè, piano piano sistemiamo tutto. Abbiamo quasi finisciuto tutto. È tornato Blackwater. Yeah! Forse viene anche buffo, forse. Che bello. Sta alle 15 dovrebbe essere tornato, non so cosa ha fatto. Sì, te lo giuro, non sto scherzando. Sono tornati tutti Blackwater. Il comeback viene anche Jumper oggi. Vengono tutti, per questo quando hai detto che c'eri poco, ho detto porca puttana, oggi che era la sessione migliore, quel pagliaccione manca. Oh, a sdrubbale. Che bello, sono contento, ti giuro. Oggi entrano pure tre nuovi player, fai un po' te. Ah, io ho passato lì, ragazzi. Sono serio, oggi entrano tre nuovi player, due sono streamer. Sto lavorando io per queste cose, ho capito come trovare persone giuste e che rimangono. Sto cesso finalmente, fa mucca a mamma, finalmente ti buttiamo a terra. Sto cesso. Ah, qua devo fare io, giusto? Aspetta. La signorina me l'aveva detto. Oh, no. Sì, riprendiamo un pochino. Andiamo via. Credo che non è questo che devo fare. Vabbè, sistemiamo meglio. Ora abbiamo troppo da fare qui. Ah, fino a che giorno siamo del calendario? 5 su 8. Porca puttana. Inizia a far freddo. Asdrubale. Barone Asdrubale. Ma che cazzo stai facendo sopra casa mia? C'era questo qua sopra, Ah, vedi? questo Io lo sono. risolviamo subito. Ma
Va bene, dai, direttamente morto. Questi li volevi allevare, coglione, a posto delle capre per Sì, fare la bravo. pelle. Senti, E niente, allora, dimmi ma tutto. c'è Master Tiranno? Sì, c'è, ma se ti Guarda, sono un attimo questa cosa. sistemando il loro inventario. Quindi dopo, se riesci, appena avvisa, essendo che ancora non ci sono i Sì. marinai, magari di andarli a prendere. Se poi ci sono... Che se... Ah! Aspetta, fammi cosa risolvere. Hai pagato già le tue tasse? Ok, a posto. Cibi cibi ciaba ciaba ciubo ciubo ciaba ciaba no 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 no. Vai, scogna, tranquillo, ti aspettiamo sempre. Madonna, 15 gradi in casa. Inizia a fare freddo seriamente adesso. Ragazzi, sta iniziando a fare seriamente freddo. Adesso 12 gradi. Signorina, non si ruba le armature. Si fa, Comunque, è signorina, tutto a posto. mi dica la verità, non sto laggando. C'è due cazzo. Ha visto? Asciugazzi. Ah, Magari fossero me. Sono dello Stato. Ah, cipi cipi ciaba ciaba. Tasse. Aspetta. Oh, aspetta un attimo che sto diventato scemo. Ah, dove stanno quei cazzo di tesorieri? Allora, qua cancelliamo tutto. Anzi, rimaniamo in mio nome indinati, che così paghiamo già tutto. Allora, cibi, scogna, hanno pagato. Samiki, Don Red. Sì, che posso cambiare. Panzer. Ok, scritti. Chi deve pagare le tasse sono Master Tiran. Amrakan. Rakan. Giotto. Luke. Chi c'è? Ok, sono loro quelli online. A posto. Poi, prendo i miei stipendi e dinati. Gli annati, allora, annati rimangono 10 monete e a me 10, quindi devo fare così. Queste qua non le posso posare. Non posso usare perché abbiamo la cassa piena. Perfetto. No. Ho chiuso la cassa. Salve, salve. Già hai pagato le Salve. tasse, signorina. Hai pagato sua moglie, molto brava e Ok. gentile. Va bene? Ok, forse ho trovato lo zaino. Forse ho trovato lo zaino con il corso. Vediamo. Minchia, qua sotto si sta benissimo. Sta belli caldi, ecco qua dentro. Cos'è che manca? Sparito. Ah, questo. Salve, ah, venga al lavoro, signorina. Allora, signorino, buongiorno, buongiorno. Come va, Valoros? Non ti sento. Perché sento che hai cambiato pacchetto, ti abbiamo rimodificato tutto. Vabbè, ti aspetto sopra in casa, va bene? Aspetta Tanto. libero. Non lo far cadere. Oh, c'ho Sì. provato. Madonna mia, fa freddo, raga, fuori, 7 gradi. Raga, si muore congelati adesso. No, fate attenzione. Qui si sta bene. Salve, buongiorno. Come va, Valoros? Come si sente oggi? Tutto Oh, bene? freddino, però mi sento bene. E venghi, venghi, ci riscaldiamo un po' di qua, venghi.
In ufficio si sta fortunatamente ancora in modo decente, dai. E adesso installiamo le caldaie, appena possibile facciamo già installare un po' in vari luoghi. E, signorino, allora, oggi dobbiamo un po' lavorare, ti aiuto un attimo io. Allora, lei deve fare una cosa intelligente, lo so che è un po' difficile, tu mica devi pagare tasse, non hai proprietà. Ok, qui in questo libro tasse da pagare si dovrà scrivere i nomi delle persone che vengono online, quindi noi sappiamo che quelle persone devono pagare. In caso tasse pagate, ad esempio, anche tu non hai attività, puoi anche comunque scriverlo perché così sai che sei nella lista di quelli pagatori, ma in realtà comunque non hai proprietà. Ok, questa è una cosa molto importante. Qui ci sono gli stipendi. Se vedi, ho scritto Don Red e Samiki che sono stati già pagati. Ok? Come fai a pagare il tuo? Vieni qui, un attimo. Signor Tante, io Mi non dica. conoscevo questo Lo so, fa freddo, ragazzi, fa freddo. Fa un po' freddo. E dobbiamo cioè installare le stufe, dobbiamo installare le stufe per io forza. rimango qua. Va bene, nessun problema. Però dovrei andare a fare le cose, cioè delle cose dovrei andare a fare, Allora, delle cose. signor Dean, signor Tila, non so se ti hanno fatto il doppione della chiave. Forse ce l'ha, vediamo se questa. No, non è questa. Allora devo Niente, te la dobbiamo fare. Allora, ti spiego. Per adesso te lo lascio aperto. Qui ci sono le chiavi di tutti i documenti, anche della tesoreria. Quindi adesso tu devi prendere lo stipendio. Per prendere lo stipendio c'è deposito cassa, la chiave singola. Vieni qua, apri la cassa dove c'è il nostro denaro e qui prendi lo stipendio. Il tuo stipendio attuale ammonta a 70 monete. Ecco qui. Perfetto, e hai fatto. Quindi tu vieni qua, vieni su questo libro e scrivi il tuo nome. Salve. Aspetta, signor Doggio, questione importante. Ne dica. Dovrebbe urgentemente andare a Blackwater. Da ex marinaio, da ex, penso che il minimo lo No, non ci sappia sono già. marinai, quindi vai, sì, vai tu. Vabbè, ma sei un barone, che cazzo chiedi che sei un barone? Chiedi Ah, pure. come ti ammazzo Allora, hai fatto? Bravissimo, capito? Ok, ovviamente non è un lavoro che ti chiede di stare costantemente qui, devi stare tu tutto il tempo. Semplicemente se vedi persone online, magari o te li segni un attimo su un block note o sul PC e la poi li prima scrivi qui. parte. Capito? Dimmi. La prima parte sarà qui. Vabbè, Adesso. sì, la prima parte solitamente si sta qui. Cioè, adesso stanno pagando le tasse la maggior parte. Però adesso già hanno pagato quelli più importanti. Se vedi, già ci sono 6 persone che hanno pagato. Ok? E vedi che alcune persone non pagheranno le tasse. Tu scriveli qui, non ti preoccupare, lasciali iscritti. Poi controllo io li so a memoria. Quindi so chi è nella lista che è del barone. Perché il barone porta i soldi lui dei suoi cittadini. Poi modifichiamo noi, va bene? Ok, chiusivi invece l'ultimo. Cosa? Ecco. Chiusivi, ad esempio. Cosa chiusi? Cibi? Chiusivi, esatto. Non lo vedo da nessuna parte, vedo. Cibi è nelle tasse pagate. Esatto, Ah, ok. Ho scritto in modo direttamente più veloce. Senza che scrivevo tutto. Ecco, per esempio Simon si è connesso, no? Fammi vedere. Ok, vedi che già c'è registrato. Si chiama Yotto. C'è No, una è domanda. sbagliato. Ok, ho visto perché se ok, Yotto, chiaro, va bene. Ok, Simon sarebbe il suo nome. Ti conviene scrivere il nickname proprio. E niente, a posto, questo era. Dimmi comunque, signor. Ma ci sono leggi nuove? Leggi nuove. Attualmente è passata soltanto una riforma, che ci saranno obbligo di fare. Come cazzo si chiama? Porca troia, mi sono dimenticato. Come si chiama? Le riunioni, ecco, dove si faranno le riforme, eccetera, eccetera. Per ora non c'è nessuna nuova legge. Ci sono delle leggi In programma? Certo, se vuole sapere il per programma. tipo armi oppure Allora, ti sì. dico, attualmente le leggi nuove proposte sono sulla tutela del lavoro, tutela del luogo pubblico, l'uso di armi da fuoco, quelle là appunto che sono vietate nei luoghi pubblici, e Ok. l'accordo commerciale tra azienda e. Azienda, cioè quindi azienda e Stato. Poi c'è la legge proposta sulle fabbriche, che è quella da rimandare più avanti, perché C'è tanto. qualcosa che mi potrebbe interessare, nel senso faccio, pensando che ho uno. Sono confuso. Pensando che ho un operaio, mettiamolo così. Un altro cacciatore, ok?
Mi può interessare qualcosa di queste leggi? Tu da cacciatore? Sì, solo la legge per quanto riguarda Stato e cosa. Se io ti ordino, allora, da oggi non si faranno più acquisti normali tra Stato, eccetera. Io verrò da te, commissiono, per esempio, devo commissionare minimo 2 sessioni di compravendita. Quindi, per esempio, ti chiedo, tu ogni sessione mi devi dare, io voglio 10 stack di frecce. Ti dico, tu hai 4 sessioni per darmi le 10 stack, capito? Sì, Praticamente tu la merce che produci, una parte devi conservarla per lo Stato e non devi metterla nello shop. E sai che devi darlo a noi perché abbiamo un accordo commerciale. Se lo Stato o tu non rispetta il patto, si prende una sanzione di 200 monete di rame. Ok, però soltanto quando voi mi dite che vi Quando lo Stato serve. sì, vi ordina. In caso questo ordine serve appunto anche per far scendere i prezzi magari con lo Stato perché compra in alte quantità. Ad esempio, che ne so, un cittadino normale costa 20, magari lo Stato lo fai a 18, capito? Ok, comunque niente, tu questo è. A posto, abbiamo detto, era questa la parte importante. Salve Simon. Dovremmo parlare un attimo. Allora, venga con me, signor Valaros. Ah, non c'è? Ah, ok, ma pensavo. Devi pagare le tasse qualcuno? Ah, ok, va bene. Per le sue proprietà, quando per esempio, essendo che io le so a memoria, perché dopo un po' ti viene a memoria. Sì, 25-15 per 25 per la testa. Sì, vabbè, tanto le sanno loro, però se hai magari hai dei dubbi, qui ci sono le chiavi. Prendi chiave numero 1, apri questa cassa degli 8. Sì, ma me l'ha spiegato l'altra volta. Ah, ok, va bene, quindi ti ha spiegato già un po'. Ok, perfetto. Poi il lavoro più complesso è la zecca, quello volevo fartelo vedere. Intanto aspettiamo che paghi le tasse e così siamo a posto. Dai, allora, quanto le devo? Le tasse. Sono allora, Appena verrà la donna delle infrastrutture, la ministra delle infrastrutture, dobbiamo parlare anche di un edificio che deve essere demolito. E ci è arrivata una brutta notizia. nuovo mondo c'è aperto? Non ancora, si può aprire, si aprirà sotto la chiesa di questo, quindi parla un attimo con Simon, dove metterla precisamente. Ma non sappiamo, penso più avanti perché oggi c'è 3 cose importanti da fare. La demolizione. Allora non mi conviene ancora No, no, prenderti, non ti conviene, diciamo aspetta così. ancora. Fai conto che adesso dobbiamo fare la demolizione, il funerale e la vendita di un edificio. Quindi per oggi abbiamo un po' di cosine da fare per questo. Beh, pazienza, oggi c'è tanto lavoro. Edificio in vendita, il cacciatore di Sora. Perché non so se hai capito, è morto Sora. E non viaggia, per questo non tornavo più. Ah, è morto in viaggio. Eh sì, abbiamo trovato rinvenuto il corpo in una foresta. Potrei essere interessato a quel negozio. Essere interessato a quel Vabbè, se lo vuoi, sta lì, negozio. tanto però non adesso. Diciamo che adesso voglio del mio. Ah, beh, effettivamente poi quello lo puoi rivendere. appunto. Ah, a posto, perfetto. Poi, detto questo, niente. Quindi facciamo prima il funerale, la demolizione, appena verrà la signorina delle demolizioni. La signorina della Tu, demolizione. stiamo aspettando il ministro infrastrutture per le boh. Un attimo, quasi finita. Questa la posso usare. Non pensavo fosse in piccola demolizione. 200, no? È la seconda licenza. No, non la sapevo. terza. Terza licenza sono 200, sì. Ah, da chi è? Sì, bravo, dimmi. Metterò un libro nel mio negozio, almeno se mi devo tornare le cose fate direttamente lì. Non ho capito, scusa. Metterò un libro nel mio negozio, così se devo tornare delle cose specifiche. Ah, sì, sarebbe meglio, che uno può ordinare meglio, comunque. Ah, solo una cosa, signor Simon, che ruolo ha acquistato? Mercante dei mondi. Sì? Sì. Ok. Arrivo subito. Ah, ad oggi mi è arrivato le cose dai miei alleati, hanno detto che mi davano delle nuove tecnologie, Sì, penso. l'abbiamo sviluppata, infatti volevo chiedere, essendo che tu sei il fabbro, di se, sinceramente se riesci,
fare termometri, di metterli in vendita. E intanto anche con la signorina di parlare con la signorina Cibi per la questione di calendari, perché le persone hanno bisogno di calendari, nessuno sa che giorno siamo, così. Ok, aspetta un attimo, ho motivo Minatori attualmente ancora oggi. no. Sì, ci sono tutti, sì. Ah, ok, meno male. A meno quelli. Comunque, a posto. Allora, una cosa, mi fai un piacere. Apri un attimo questa cassa. Andiamo a comprare la chiave per te, perché devi chiudere quella cassa. Quindi aspetta un attimo, te la vado a comprare. Aspetta un attimo, tu qua rimani con le casse. Ma ti può venire con me un secondo? Veloce, dimmi. No, venga. Cioè, vorrei capire qualcosa Cosa? Che è successo? Venga. Ai. Ora tu mi spieghi, io come cavolo entro qua? Era tutto. Vabbè, si deve sistemare, si deve chiedere di sistemare. Vabbè, comunque aspetta che... Comunque, digli alla signorina che lo cerca Simon per i calendari, per la produzione dei calendari. Cosa è successo? Hola, Arturito! Io non hablo español, eh? Sempre profumata questa ragazza davanti a me. Dov'è il tuo uomo? Arriviamo. Ah, ok. Ciao, scusa. Ah, signorina, c'è un nuovo strumento per lei. Deve iniziare a prepararsi, deve fare le armature con... All'interno la pelle fa freddo. E ci sono nuovi vestiti per lei. Ci Cioè, in che senso sto mondo, scusa? sono nuovi vestiti che puoi fare per l'inverno, siamo in inverno. E c'è un tavolo da cucito. Per fare il tavolo da cucito devi fare 6 pezzi di legno e 3 sopra di lana. Lo puoi fare tu, sei tu che fai la pelle Non ho capito nell'armatura. qualcosa? Non ho Se capito qualcosa. Degno, eh? vai, premi E, vai su J, scrivi tavolo da cucito, ecco, è quello strumento tuo. Sei tu che cuci le armature e la pelle all'interno per non farci morire di freddo. Capito adesso? Eccolo, ho trovato. Cucito. Bravissima. Ah, è lana. Ok, allora Bravissima. E ora devo farlo. puoi fare due nuovi vestiti. La Ok. Fur e la Hoglin. È quello da scrivere. La fur. Sì, puoi fare vestiti invernali. Un vestito invernale. Vuoi vedere com'è? Come si chiama? Aspetta, ti faccio Come si chiama? vedere. Aspetta, aspetta. Sei pronta? Vada. Guarda che bello. Carino. È tutto vestito completo, ma ti faccio vedere il completino. Come si chiama? Hai Come si visto? chiama in inglese? In inglese si chiama fur. Fur cap, fur parka, fur pants, fur bots. Fur Ah, lo devi scrivere. scrivo. Sì, basta che scrivi fur. Ma deve trovare. Non c'ha la pelle per la Ce l'ha, fur. c'è la pelle. Ecco, Il ce l'ha. macellaio. Il macellaio, devi parlare con lui. Va Ok, allora vado a fare il mio lavoro. bene? Non giochi a Call of Duty? No, 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 I don't play Call of Duty. Dov'è Dinte? Signorino, dove va? Va a scappare via. Allora, vieni con me. E la chiave devi sempre lasciarla in questa cassa, eh? Ti sei portato.
Sì, non teleportare che se la perdi siamo una merda. Ok, questa è la tua chiave. Adesso dal fabbro puoi fartela rinominare. Questa chiave apre questa cassa. Quindi ora puoi accedere da solo alle casse. Quando hai finito, si ricordi di chiudere, ok? Tutto deve essere chiuso. Ciao, signor Dan, come va? Bene, Ciao, bene, paga. la paga, hai anche ragione. Allora, intanto mi scrivi il suo nome sul foglio, ti do la paga del ragazzo. Allora, marinaio, sei pronto a lavorare? Quasi lavora tanto, Ma per poco ci sono. eh? Tieni il suo stipendio. A posto, stipendio pagato. Lui di tasse non paga perché le strutture sono del baronato. Quindi paga direttamente al baronato e il barone ti porta i soldi. Ma scrivilo comunque. Va bene? Tasse da pagare, tasse da. C'ho 20 pezzi di rame da fare, da convertire. E aspetti l'altro tesoriere. Ma Salve! vabbè. Salve! Buongiorno, chi è lei? Non ti si sente, premi V di Valerio per sistemare il tuo microfono. Puoi impostare il tuo microfono con la B e puoi aggiustare tutto come vuoi, a tuo piacimento. C'è un nuovo cittadino, quindi dobbiamo fare la registrazione, così provi anche questo che è una cosa interessante. Boh, comunque poi imparerai anche a fare la zecca, tranquillo, la produzione dei soldi, eccetera. Si lavora tantissimo, eh. Poi dovrai fare le riunioni, faremo un sacco di cose. Allora, signor Dan, per ora c'è Panzer che è andato a Blackwood e sta facendo tutto lui. Penso Presente. che... Ciao, salve, signor... Come posso chiamarla? Leonardo. Ah, ciao, signor Leonardo. Piacere, allora. Ciao. Quindi lei si chiama Leonardo? Proprio sì, Ok, Leonardo. piacere, Leonardo. Da dove vieni? Non ti ho mai visto in città. Mi sono appena trasferito. Ah, ti sei appena trasferito. Vieni Da da molto qualche lontano. parte... un posto particolare? Da molto lontano, da molto lontano. No, sono arrivato proprio ora e spero di trovarmi molto bene. Ah, sì, Ah, va ok. bene, quindi diciamo viene un posto lontano. Vabbè, se non vuoi darci dettagli è giusto che rispettiamo la tua privacy, è normale. Aspetta. Sono molto Comunque, lontano. salve allora, intanto piacere. Io sono il Dojo, mi chiamo Matteo. Ok, piacere Matteo. Ok, allora, lei vuole quindi venire a vivere da noi in questa città? Ok, Sì, mi piacerebbe molto. va bene. Allora, guarda, la registriamo un attimo i documenti. Lui è il nostro tesoriere, il secondo tesoriere, che in questo momento è apprendistato, sta imparando. Allora, signor tesoriere, guarda, deve trovare un libro senza nome, quindi. Ce ne sono due qui. Tre. Vabbè, ci sono tutti quelli, quindi se la chiave 4 o la chiave 5. Stiamo facendo le prove, stiamo insegnando ai giovanotti. Ah, Quindi fantastico. comunque, benvenuto. Questa è la sala del tesoriere, dove le persone... ci sono i documenti di ogni singola persona, eccetera. Allora, intanto che registri questo documento, guarda, noi ai benvenuti, ai nuovi cittadini, regaliamo sempre un piccolo contributo. Si chiama reddito di Minecraft, ok? Il reddito di Minecraft è un sussidio per i poveri, essendo che lei è disoccupato, è nuovo, non può vivere senza queste, senza soldi. Allora, hai aperto il documento? Sì. Ok, nel documento, come gli altri, dovrei scrivere sopra documento di nickname e poi dovrei scrivere licenza, la prima cosa. Intanto porto con me signorina. Signorina, allora, quando lei ha bisogno di conservare soldi, essendo che non ha una cassa privata, venga con me, venghi. Le faccio vedere. Qui giù c'è l'Ender Chest. Le consiglio assolutamente i soldi e chiavi, sempre di lasciarli all'interno. Le trovi sparse in città questi cosi. Ok? Perfetto, così è meglio. Ciao signorina, ministro delle infrastrutture. Io sono qui. Allora, aspetti un attimo. Allora, cosa vorrebbe fare in città? Essendo che noi abbiamo bisogno di persone, giù ci sono i cartelli, c'era scritto vari lavori. E saremo alla ricerca, noi stato, di ragazzi che sono disposti a fare la polizia. O se non le interessa, può fare altro. Decida lei. Hai perso la voce di nuovo. Dimmi, Come signorina. comunque ho trovato un supporto per armatura in mare. E vendilo, Fabbro. Fabbro? Sì, daglielo a lui. Che c'è? Comunque sta iniziando a fare freddo seriamente adesso, Sì, ragazzi. magari non ci può stare che senti freddo, Eh senti sì, dovete farvi freddo. questo strumento da fabbro, il termometro e il calendario dal quartiere. Quindi compratelo perché vi dicono le Quindi col temperature. termometro non senti freddo? No, con il termometro capisci che temperature ci sono e quanto tempo hai per non morire. Ah. Ok, serve, ecco.
A me serve qualcosa per stare fuori, se no non posso pescare. Puoi chiedere alla signorina, ti può fare un vestito. Il fur capo, vai dalla stilista. Poi Ok, vai tranquillo, vai con lui ora. parliamo di affari. Dopo c'è un abbattimento di una struttura che non è idonea come struttura. Va Ho bene? capito. Va bene, ciao, scusami, signor Leonardo. Allora, quindi stavo dicendo, noi cercavamo poliziotti, per caso lei sarebbe interessato? Sì, molto interessato. Ok, signor Dinta ce lo scrive nel suo quaderno, che è questo, giusto? Come nickname, qual è? Ok. Ok, così si è a posto. Kane, abbiate pazienza. Ok, a posto. Lascio a te questo. Ah, signor Kane, attualmente il capo poliziotto non c'è per l'addestramento, però se vuole le mostro un po' la città. Cosa ne pensa? Certo. Ok, signor Valros, anche il suo nome, anche se è nuovo cittadino, ti conviene sempre inserirlo in tasse pagate. Eh sì, perché lui non deve pagare nulla, quindi. C'è qualcun altro che ha pagato le tasse? E le ha messo in stipendi pagati, fai attenzione. Perché ho pagato anche i stipendi. Gli 8 hanno uno stipendio. Non è capitano, è capo poliziotto. Ah, sì, no, hai ragione, no, scusa, mi sono dimenticato. Salve, Fatti pure dimmi. compiere da lei. Fatto Devi fare? compiere da lei. Ah, grazie, meno male, il mio negozio si cresce. Vieni con me comunque, signor Leonardo, scusami. Fa un po' freddino, quindi attento che possiamo prendere un brutto raffreddore. Facciamo attenzione. Aspetta, mi aspetti qui, vado un attimo da Leonardo, da Valros. Comunque, Valros, intanto prenditi una piccola pausa. Cioè. Per ora sì, appena tutto sistemato, sistema, chiudi tutto e sei a posto. Ricordati, se in caso serve ci chiamano, non ti preoccupate. Ciao, oh, ciao Rakan! Da quanto tempo? Ah, che bello! Oh, anche noi! Ah, un bacio, fatti dare un braccio, ragazzi, ci siete mancati. E Picciotti, come ciao, come state? state? Io non lo so se che mi ha Ah, questo fatto. Ah, siete qui per costruire? Hai visto? No, non giocatore. È un nuovo cittadino, è arrivato da No, poco. non si può avere, ho detto, ma non è che Eh no, fuga stavo intenzione, ti piace. facendo. Guarda, mi stavo vicino alle scale, con la skin bella. Ah, come mai siete di qua, Sì. Osiris, ragazzi? Allora, raga, io devo fare un bel po' di servizi, tra cui il tesoriere, sto Allora, il aspettando. tesoriere. Ah, vi spiego, venga con noi, così impari anche tu, signor Leonardo. Allora, ragazzi, quando dovete cambiare la moneta, il rame grezzo che avete trovato in giro, dovete prenotarvi qui. Prendete il Non sei libro e prenotate il vostro nome. Tu, in questo caso, signor Leonardo, non c'è bisogno. tu che fai Questa questo comunque è la mestiere? zecca di stato. Ed è vietato assolutamente entrare all'interno. Se entrate all'interno, se vedi qualche cittadino che entra, visto che sei poliziotto, lo devi arrestare immediatamente, perché letteralmente è un colpo allo Stato. È un colpo di Stato, praticamente, sta derubando il nostro tesoro. È quasi derubare, si può dire. Ok, nel momento che vi siete prenotati, dovete un attimo attendere che il signor Gilberto a breve dovrebbe arrivare. Intanto vi lascio, penso che siete qui anche per lavorare, giusto? Io no, Io ovviamente, sì. perché io sono un Tu contadino no? che deve fare la marijuana. Ok, tu stai coltivando la roba come ti ho chiesto perché verrò a fare un po' di shopping, io personale. Sì, faccio anche questo servizio torno indietro. Va bene, va bene. Fatti accompagnare in caso da signor Dan, che è un marinaio, va bene? Ciao Felipe, c'è una brutta notizia, Felipe. Felipe, è successa una cosa bruttissima. Ma chi sei tu? È morto Sora. Ah. Abbiamo trovato il corpo in un bosco abbandonato, con la testa Mio mozzata. Sora, non quell'altro Non il tuo cucciolo. Sora. Ah, Sora ok, proprio. vabbè. Ah, come vabbè. No, Niente, comunque per le 17 dobbiamo fare un funerale. Per favore, Sora prepari il muore. funerale, va Fai io il bene? funerale. Eh certo, lei è vescovo. Allora, signor. Andiamo, signor Leonardo, mi scusi, un po'. Abbiamo un po' da fare oggi. Le mostro giusto la città e poi, quando arriva il nostro capitano, le spiega ovviamente tutto. Venghi, venghi. Allora, vi dico. La nostra nazione, ogni città è divisa in quartieri. Per
Attualmente questo è il quartiere storico, ok? È la capitale della città, va bene? Qua ci sono vari negozi, come vedi. Questo è un costruttore. Per esempio, se hai bisogno di una struttura di una casa, tu prenoti e loro lavorano. Tu non devi fare assolutamente niente, tu sei un poliziotto, fai solo il tuo lavoro. Ok? Questo invece è un venditore, un mercante, che vende tutti oggetti che riguardano nei mondi che non sono di Minecraft, quindi Nether e l'Underground. Questa è una casa. Ciao Simon. Simon, lui è un nuovo cittadino, è arrivato da poco. Lui è invece il nostro fabbro, il miglior fabbro della città. I termometri li hai costruiti? Mi manca l'oro per Ah, fai questo. una cosa. Riparami sta roba perché non me la posso mettere. Per favore, aggiustalo. Grazie. Mamma mia, Vengi, io vengi, magari sì, vengi con l'ho me. maltrattata. Eh sì, certo. Allora, ti faccio vedere il baronato del nostro... del barone Asdrubale, ok? Ok, vengi, vengi. Questa è la stazione di polizia dove lei lavorerà. Se vuole vedere l'interno, il suo posto di lavoro. Posso Certo, sì entrare? che puoi, ovvio che puoi. Qui c'è l'Ender Chest, come vedi, per accedere ai tuoi oggetti in caso. Questo è l'ufficio, l'armeria, che attualmente è diventato piccola perché siamo stati un po' costretti a fare tagli. Adesso però riaumentiamo gli stipendi addirittura. Questo è l'interrogatorio, l'ufficio interrogatorio. È una piccola caserma, non è nulla di enorme. Però qua invece c'è le prenotazioni, le persone possono lavorare con il pubblico e capire cosa è successo. Ok, le faccio vedere il resto un po'. Lui è, Siamo vedi, sempre nel centro storico. sì. Ciao ragazzi, salve. Come vedi, questa invece è la zona, vedi? Ci sono i cartelli, vedi, apicoltore, fabbro, loro che sono un po' più avanzati, c'è scritto. Questi sono i prodotti che vende e questa è la moneta, come vedi. Una scritta, chi che le fa? Cos'è che ti manca che non riesci, perché non puoi fare il termometro? L'oro, in realtà dovrei toglierlo qua dal mercato. C'è la... se vuoi lo puoi comprare. Vai Da da Felipe. Felipe. Felipe è pieno. È Felipe però. Vabbè, non so perché. Andiamo. Signorino. Lì è il porto della nazione. E da là davanti a noi c'è Blackwater, che poi un giorno la faremo vedere. Adesso vi faccio fare una piccola espansione, perché oggi purtroppo c'è il funerale. Uno dei nostri cittadini è stato mozzato la testa e trovato in un bosco. Non lo trovavamo da un mese. Eh sì. Questa invece è una futura chiesa, appunto, come dicevo, abbiamo il problema. Questa è un'altra religione che noi non crediamo, per noi è eretica, ma l'accettiamo perché il suo regno ci ha aiutato e in cambio abbiamo dato la disponibilità di essere più tolleranti contro i miscredenti. Qui invece, come vedi, è il centro. Questo è, scusami, il quartiere Montegrigio. Dal fabbro inizia, quindi dal fabbro da lì a qui. Questo è il quartiere Montegrigio, è in fase veramente di sviluppo, come vedi i costruttori stanno già lavorando. Salve Luke, come va i lavori? Salve. Qui fanno bene Hai lavori. finito alla fine il museo? Spero che il signor Ben sia soddisfatto con il lavoro che ho fatto, perché in realtà non gli ho ancora parlato per finire. Ah, ok, vabbè, a breve arriverà, a breve arriva. Vedo che stai facendo anche una fontana, bella, complimenti. Pagata dal signor Barone? Sì, è Ah, per ecco. me. Ci sta, bellissimo. Venghi, venghi, signor. Le auguro una buona giornata, Liok, va Sì, bene? anche a me. Ciao. Questo invece è il museo. È un'attività, non è un ruolo pubblico, è un'attività dei pittori. Se vuole dare un'occhiata, ci sono anche i quadri. Venghi, venghi, tranquilla. Sì, che poi avevo visto che i pittori valutano anche i quadri, no? Sì, valutano anche i quadri. Ecco qua, questo è uno dei pittori e anche un marinaio. Ah, ciao. E adesso penso che stia riposando. Ah, ci sono i quadri proprio. Belli. Allora, sì, ci sono i quadri e sono in vendita. Anche sopra c'è, se vuoi salire. Ci sono altri quadri, vedi? Questo ad esempio è stato già acquistato. Questo è bello, sì. Questo, vabbè, lasciamo stare quel quadro dietro di me. Venga, venga. Beh, niente, come vedi, si va avanti, si va avanti. Ciao, Ben. Bene, lui è il nuovo poliziotto, è il signor Leonardo. Ciao. Ah, è stupendo sto abito. Molto Ehi, bello. sai, Grazie, è un uomo complimenti. chic. Sì, era il primo abito che ho trovato, ho messo questo, ma Addirittura. devo dire che ho davvero molti abiti eleganti, quindi Beh, sa, così si prende. mi presento, sono Benny, il capo poliziotto. Ok, io gli sto facendo fare un giro della città, appena possibile te lo consegno, va bene? Sì, va Così, va bene, bene, tranquillo. Questo è un fatto.
Ah, signorina, poi parliamo della struttura dopo. Tranquilla, faccia il suo lavoro, la chiamo io. Così mi faccio anche un giro. Vai, ah, ok. Come giro? Ah, tu dovresti saperla la città. No, io mi perdo sempre. Allora, questo è invece il palazzo del barone. Qui all'interno puoi fare le richieste, eccetera, se fai parte del baronato, ovviamente. Qua invece c'è il mini porto dell'altro lato, sempre del barone. Questa è area baronato. E questa è un'altra casa. Come vedi, ci sono città, zone residenziali e zone di attività. Davanti a noi c'è un minatore, come vedi. Se vuole le faccio fare l'altra parte della zona, che abbiamo da vedere due quartieri. Mancano due quartieri. È abbastanza grandicella la città. Ciao, buongiorno, signorina, buongiorno. Buon Natale anche lei. Beh, ancora non è Natale, però dai. Come va, signora? Posso abbracciarla? Sì, sì. Ok, perfetto, grazie mille. Come vanno le cose? Tutto bene? Ah, comunque c'è una cosa da dirti. C'è un problema nella zona quartiere dove è costruita la strada. Non si può passare a entrare nella porta. Hai fatto un po' troppo alto, devi scendere di un piano. Venga, venga. Vado a vedere. Vai, vai, grazie mille, non mi chiedere nulla. Come vedi, la città, ci sono tanti costruttori, le persone lavorano, l'economia va. Qui comunque noi siamo una nazione basata sul commercio e economia. Noi siamo, più che guerrafondai, siamo una nazione basata sulla crescita e lo sviluppo economico. Come vedi, noi puntiamo sull'economia e per noi la potenza della nazione è sull'economia. Questa è l'armeria. Tu, essendo poliziotto, qua puoi prendere il porto d'armi per usare armi da fuoco. Ad esempio questa. Guarda, le faccio vedere, venga, venga. Questo è un quadro che ha comprato. Bello. Bello, vero? Molto. Guarda. Faccio sparo, posso? Faccio attenzione che non vorrei farle del male. Ah, vedi? Hai visto? Ci sono le armi da fuoco. E però ci sono anche armi più potenti, non vi preoccupate. Ciao, signor Raken. Deve tornare a casa? No, no, ho un problema. Cosa è successo, mi dica? Mentre aspettavo il tesoriere, mi sono messo a vedere come si piantava il cacao. Mi servirebbe gli alberi di giungla. Sa come posso procurarmeli? Allora aspetta, chiamo Mago Merlino. Ma tu sei sicuro che sei vivo? Che sei vivo? Io sì, l'ho fatto apposta, capito? Lo so, blocco ogni tanto. Prego, prego. Ok, perfetto, venga con me. Mi scusi, era un piccolo problema tecnico, che mi sono dimenticato di dargli i materiali. Allora, venghi. Gilberto, muoviti. Che abbiamo bisogno di te. Devono cambiare i soldi. C'è tanta gente che deve cambiare. Allora, scusami, signorino. Questo, come vedi, è il centro storico, come già abbiamo visto prima. Lì c'è il pescatore. E da qui iniziamo ad andare verso Fiume Veneto. Fiume Veneto, ho detto. Il quartiere del fiume. Da qui, come vedi, c'è... Questa è la zona residenziale, questa è una casa. Questa è una piccola attività dell'Enchanter, che è anche il vescovo della città. E questa invece è la macelleria. Come vedi, c'è l'insegna. Molti negozi stanno mettendo l'insegna apposta, proprio per farsi riconoscere. Vedi? Qui ci sono gli animali, come vedi noi ci teniamo alla salute degli animali e gli animali devono essere il numero giusto, non devono soffocare, devono avere un pascolo, ok? Anche se adesso verranno migliorati. Qua c'è la stalla, puoi avere anche un cavallo, tu che sei poliziotto te lo dà lo Stato il cavallo, quindi non ti preoccupare. Qua ci sono la maggior parte di case e attività. Ah, e se i cavalli li puoi lasciare liberi perché fischi il tuo cavallo viene subito da te, quindi non è un problema. Questo è il fruttivendolo, qui c'è il kebabaro. Come vedi, queste sono strutture da abbattere, sono vecchie e decrepite. Ed è qua, come puoi vedere, signorino. Questa è la casa del nostro tesoriere, che se non si muove entra nei server, lo meniamo. Questa è l'attività del cacciatore, il cacciatore più famoso della nostra città. Quindi se hai bisogno di qualsiasi cosa, qui trovi materiali, tipo le frecce se usi l'arco principalmente. Questo è il negozio esposizione armature, quindi puoi vedere all'interno le armature. Qui invece la parte finale del quartiere del fiume. Se vedi, questo è un quartiere molto da negozio case. Qui c'è un altro cacciatore, questo è l'ingegnere, questo è il cartiere, come vedi. Qui il cartiere vende un sacco di prodotti utili, so come vedi. Sì, perché tu vai, basta che vai vicino al negozio, con i soldi puoi comprare.
Capito? La barra sotto ti dice se c'è. Per esempio questo è vuoto, quindi ovviamente non c'è merce. Ogni cosa che trovi qui. Ok, posso chiudere? Ok. E detto questo, le faccio vedere l'ultimo quartiere e siamo a posto. Ti ho fatto una presentazione e poi andiamo da Ben che ti prepara. Fa un po' freddino, mi raccomando, cerca di coprirsi. E niente, detto questo, siamo a posto. Anche ora mi faccio fare nell'armatura un po' di pelle all'interno della stilista, che ho bisogno, direi, che mi sistema le armature. Allora, le faccio vedere una tipica fabbrica. La zona periferica è zona un po' più dove ci sono lavoratori di materie prime, quindi contadini, trovi fabbriche, trovi boscaioli, eccetera. Venga qua, le faccio vedere una tipica macchina. Questa è una tecnologia che abbiamo scoperto. Guarda. È un macchinario che produce acciaio, ferro. Figa, vero? Madonna, sì, molto, molto... Molto complesso, infatti l'ingegnere ci mette molto tempo a costruire. Le costano un fracco di soldi, ovviamente. Bene, dai, possiamo andare e finiamo il giro. Venga, venga. E niente, questa è una fabbrica che serve per la produzione, molto utile. Venga. E adesso abbassano un po' le temperature, muoviamoci che inizia a fare freddino, eh. Questo orario il freddo si fa sentire. Qui invece qui sono tutti gli alberi del boscaiolo, infatti c'è tanta produzione di vari tipi, soprattutto il ciliegio che è molto richiesto. E qui c'è in caso una ender chest anche nella periferia, che è molto lontano dai servizi pubblici. Di qua sono le ultime cose, come vedi c'è il contadino, qui c'è anche il boscaiolo, la casa del boscaiolo e il minatore. Da qui dovrebbe finire la città dove ci sono le piante lì. Come se vedi, se ti giri verso da là, lì c'è il baronato. Praticamente abbiamo fatto il giro intorno alla città. Sì, sì, sì. Quindi, per farsi, per poi avere una casa, un... Allora, per fare una casa e un'attività deve comprare il terreno, ovviamente. Sempre al comune, venga. Si compra il terreno, lei ha la scelta di scegliere dove vuole. Importante che non siano giovani, già ci siano edifici. Okay. Se vuole dei consigli per una casa, le consiglio o il Monte Grigio, o il quartiere Fiume, che sono i migliori per le abitazioni, ecco. Per le attività, magari come materie prime, è sempre meglio la periferia. Ok. Bene, torniamo subito, andiamo dal signor Ben. Andiamo, avanziamo un po' il piede che siamo... Il freddo si fa sentire. Io non posso correre, quindi... Hai bisogno di cibo? Sì. Ah, aspetta che te ne do un po' io, tranquillo. Bastava chiedere. Oh, andiamo, andiamo, signorino. È buona la carne? Molto. Venghi, venghi. Allora, lei ricorda che ha 30 monete e ha il suo piccolo stipendio. Andiamo da signor Ben, che sicuramente lo trova. Quella roba dell'edificio. Adesso lo facciamo, sto accompagnando da Ben. Salve ragazzi. Giusto, ah, scusami, signor Scogna, hai visto per caso Ben è di là, giusto? Ah, no, penso lì. Non ho visto. Ok, sto portando il ragazzo, il nuovo arruolato, che deve fare esperienza, ecco. Venghi, venghi. Ah, è qui, l'ho sentito. Allora, salve ragazzi, signor Ben, ecco il nuovo ragazzo. Allora, Ben, fagli fare l'addestramento, spiegagli un po' tutto come funziona. E appena fatto tutto, la città, giusto? Sì, tutta la città. In caso adesso, poi quando serve l'armatura me lo dice, gli passo l'armatura. Dov'è la mia armatura? È dove la sua esperienza. Che non ho esperienza. Ah, questa è mia, quindi? No, allora, che cazzo me la butti addosso? Ah, no, tutta la tecnica. Allora, comunque, niente. Per l'armatura la faremo di ferro. La spada di ferro paga il comune, va bene? Quindi, signor Simon, preparategli un'armatura di ferro al ragazzo e la spada di ferro. Sì, un attimo, per iniziare. Potrebbe usare la sua esperienza, che io non ne ho. Ok, va bene. Simon, mi devi fare anche i pantaloni. Non credo che abbia esperienza per sistemare. No, ce la fai, tranquillo. Uno non c'è esperienza. È la farmo, dai, fai una cosa, ti pago solo quello che aggiustato i pantaloni. Ah, hai già la stella, perfetto. Quanto ti devo?
Vabbè, non è gratis per lei. Ah, ok, grazie mille. Wow, perfetto. Allora, signor Leonardo, la lascio con il poliziotto, va bene? Grazie mille. Sì, ma sai, come mi anche ci stavi trattatore. Ma non esperienza. Salve signorina. Mi dica, mi dica. Come funziona qui? Allora, devi cliccare, metti l'armatura e uno di pelle sotto. L'armatura in sotto. Cioè, l'armatura. L'armatura. Questo è un tavolo per le armature, non per vestiti. Ah, posso fare sia con l'armatura e senza. Sì, praticamente tu adesso puoi imbottire le armature, ti fai pagare per l'imbottimento. Quindi che costa 5 monete, 4 monete. Allora per lei faccio direttamente set senza armatura o vuole con l'armatura? Se l'ha. No, io volevo tipo... Questa è la sua skin, vero? Non è? Sì, non è l'armatura. Vuole vestiti, ma vestiti che tipo? Non fa. Eh? Dai. Sono i vestiti. Dai, io non vi sento, vi sento a scatti tipo. Sì, pure io. Aspetta. Ha detto di Natale. Ah, mica ci sono, non so se ci sono vestiti, non penso. Lei non vende vestiti da Natale, la skin. Peccato. Comunque signorina, ti spiego, il tavolo da cucito serve per solo le armature. Questo serve che tu metti, okay. Imbottisci le armature, vedi, le rendi che resistono al freddo. Capito? Ok, però qualcuno me le deve chiedere con la sua armatura. Sì, però. Ti chiede, ad esempio te lo voglio chiedere io, sono venuto perché sto morendo di freddo. Allora. Allora, passa e te la faccio. Ok, l'armatura è questa. Ah, ah no, 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 aspetta, no, solo il luppetto, scusami, le altre cose no, sono stupido, scusami. Dov'è? Ah, si può fare solo il telato. Ok, sì, solo il petto, sì. Ho sbagliato io, ti serve la pelle di maiale. Di mucca, scusami. Allora, sì. Per fare questa pelle cosa chi deve uccidere il macellaio? Cosa? Come si prende questa pelle? La fur. La fur l'hai acquistata già da lui? Sì. Però non sa come si fa. Eh sì, perché dobbiamo prima allevare gli animali, gli si deve costruire il coso per gli animali per questo. Quindi devi avere pazienza, un attimo che rimettiamo a posto gli animali. No vabbè, figurati, io la vado a comprare lui, da lui, è lui che si deve preoccupare come... Comunque aumenta un po' di gradi, ero 8 a 10, perché giustamente non aumenta forse molto. Forse perché serve l'intera. Aspetta, perché... riprova a mettere di nuovo, vedi se aumenta di più, se metti altra pelle. Te la pago ovviamente, tranquillo. Sì, aumenta. Guarda, mi pare di sì, prova. Ah sì sì, è così, funziona. Funziona così. Allora fai una cosa. Fare sia al massimo, io ce l'ho 2 su 6. Me la devi fare altre 4 volte. Quanto ti devo se me la fai al massimo? Nati, Nash, sento le mananze. Butta la mia armatura. Guarda, dico te quanto. Io l'ho presa apposta, che mi picchi. Al massimo ti chiedo altra pelle se me la riesci a trattare per ora. La porta al massimo, così. Ok, perfetto. È al massimo. Ok, dammela, fammi vedere. Al massimo chiedo altra pelle per gli altri abitanti. Al massimo. Sì, la compri e così sei a posto. Ecco, allora facciamo che io mi fa lo sconto Panzer per gli abitanti, se vuole. Ok, vabbè, io intanto... Devo fare un patto anche con Yotto. Lui fa le armature e io gliele... Ma prova un attimo, aspetta per sfizio. Prova a vedere la testa. Vedi se è uguale. Vediamo se funziona. Sta a terra lì. Prova. Perché lì c'è il simbolo dell'armatura, quindi ho dato per... Funziona? Sì, anche questo si può aumentare. Allora, fai una cosa. Tutta l'armatura sono... Al sì, dimmi quanta pelle consumi e ti porto i soldi.
ti pago, allora, mi dice quanto 6 è stato il pet, quindi 2, 4 per l'elmo, ti dico già. Ok, 10? 4, poi le scarpe 4, sempre. Quindi sono 18, giusto? Sì. E anche questo 4, tutti 4, certo. Ok, sono 18 di pelle. Quanto ti devo per 18 di potenziamento? Allora, fai una cosa. Quanto la compri la pelle, tu, il prezzo? Io una stack l'ho pagata due stack da 64. Non ho Se capito. Non mi credi, basta che chiedi a Panzer. Due stack e i pantaloni? Ah, giusto. Quindi costa 2 un pezzo, giusto? Sì. Gli stipendi. Una stacca l'ho pagata 2,64 una stacca da Panzer. Ok, allora praticamente devi fare così. Io ti dico a sto punto, e se sennò diventa troppo costoso. Scegliete perché è la prima volta, quindi te lascio decidere al cliente. E perché fai 6 per 3? Allora sono 18. Fai 18 per 3, facciamo finta che vuoi vendere il potenziamento a 4, dai, facciamo 18 per 4. 72 costa per farla full. 72 monete ti devo dare. Ok. Sì, perché tu l'acquisti a 2 e la vendi a 4 praticamente, sì. Ti devo dare 72 monete, ma te le porti. Signorina Sam, voleva anche lei? Sì, ma non lo so. Ah, ma perché in effetti... Panzer, dimmi sta cosa delle capre, dai, come dobbiamo fare? Penso quello volevi dirmi. No, stiamo facendo. Dammene un attimo, stavo facendo. Ok, immaginavo che era per quello, ma mi direi era troppo sommerso da roba. No, non fa niente. Te ne do 10, va bene? Ah, comunque. Comunque, se l'hai presa di Master Tiran. Vabbè, non fa niente. Comunque, non lo so con cosa ha bisogno. Non lo so, la devo controllare io. Allora, un'altra cosa. Guarda la mia armatura, l'ho imbottita, adesso non soffro più il freddo io. Vai da Stella, tu full armatura, 72 monete ti potenzia, perché l'armatura si mette 6 pelli al pezzo principale, 4-4-4, capito? Così funziona. Io finisci subito, quindi, minchia. Mo la vendi a un casino la pelle. Sì, no, vedo, dai, va bene. Va bene? Prego. Perché c'ho le chiavi del comune? Nati, prima c'è il funerale. Ah, prima c'è il funerale. Allora ora andiamo in chiesa. Sì, è iniziato a 5 minuti, ha finito. Andiamo, aspetta, andiamo. Ma devo dare soldi a cosa? Aspetta. Dov'è il prete? Signorina, ecco qui. Mi dica. Ci abbiamo fatto fare l'imbottitura io e il Leonardo. Hai fatto bene, sì, tanto l'armatura di ferro. Io ce l'ho l'imbottitura 1. Ma una cosa, gli hai dato l'armatura? Ha dato? Sì, di ferro. E non mi ha chiesto i soldi? O hai pagato tu?
No, no, io non ho pagato. E dove okay. sei? Ciao, dimmi. No, per pagare, per aumentare di grado. Da contadino a cittadino. A chi devo pagare? A comune sempre. A me o vabbè, agli altri? Ma è sempre uguale. Ah, ma dove c'è il dimmi. Funerale di Sora quando ci sarà più o meno? Tra poco, tra qualche minuto. Ci chiamerà il, no, il vescovo per il funerale. Niente, devo pagare, devo pagarti i soldi, i soldi. Signor Doge. Venga, andiamo. Sono andato a dare una controllata al sì? alle proprietà del signor Panther. Ok. Mi risulta che possiede un po' di polli per il posto in cui sono. Dovrebbe averne 15. Per ora chiudi un attimo un occhio perché stanno facendo tanti lavori, perché abbiamo bisogno delle capre. Sì, vuoi morire di freddo, signore, o vuole essere no, coperto. Non sto dicendo delle capre, sto dicendo dei polli. Un attimo, ha detto sistema, tranquillo. Già stava sistemando, solo che ha troppo da fare. Perché c'è bisogno di mettere sulle capre, sennò tra... Però signor Doge avevamo detto che allentava, che stringevamo un po' la presa. Ma non adesso, proprio ora non è il momento di stringere. Hai messo nei documenti di Panzer che ha comprato il nuovo terreno e gli animali? No, non ne ero a conoscenza. Dov'è il signor Dintac? Signor Valros? L'ho saputo adesso da lei. Vale. Che? Tra quanto il funerale? Non lo so, devi chiedere a Pizza. Non sono io il vescovo. Okay. Ma voi sappiate che sono tutto so io. Allora. Quel simboletto di mostro. Ma? Se è a 100 vuol dire che stai per morire. O di freddo o di caldo. Vola? Arrivi e praticamente registrare proprio il tuo nome. Allora, ciao raga. Sono sempre preso lei, mi raccordo non so. Ah, perché stai facendo i soldi? No, sto aspettando che... è un attimo che abbiamo un po' un piccolo problema. Sto prendendo i miei soldi. Aspettando, eccolo qua. Signor Valros. Signor Sdruba, le sta costruendo... nuovo recinto degli animali. Hai segnato tu, ha pagato a te tutto? No. Aspetti un attimo. Arrivo. State un attimo voi qui. Ha già segnato lei tutto. E il nuovo. Ah, ci cade qualcuno? Signora Sdrubale, ma ancora non è registrato il recinto? No, perché dobbiamo finire, perché non è che sto facendo un recinto, sto facendo altri tre, per questo. Ah, ok, ok. Ma ricordati di registrarlo. No, sì, poi vengo io dopo. Ok, ok. Siamo a posto. Dov'è il ministro? Io? Sì. Alla fabbrica, perché sto cercando pizza e non lo trovo. Ma vieni a comune, che parliamo dell'abbattimento della casa. Hai detto che devo parlare con Pizza per sapere quando è il funerale. Ma che c'è da avere il funerale? Allora, il terreno stanno ampliando perché devono cambiare. Poi viene lui a pagare tutto. A posto, non è che ancora non aveva avvisato ancora. Ah, non aveva ancora avvisato. Ok, che no, pensavo che c'era qualche errore. Allora... ho capito, ma allora... Dan cosa vuole fare? No, non toccare, allora, va bene, potete passare. Quindi a qui, allora, cosa adesso... fai? Non ho capito, signor Dan. Adesso da contadino posso cittadino. Ah, ok, signor... devi dare 100 monete allora. Adesso il signor Edward vuole pagare le tasse e vuole pagare... Non voglio pagare le tasse, non le pago a te le tasse, le pago a Panzer. Ad Astruba io le tasse. Ok, quindi tu devi solo pagare la... Sì. Allora... Sì, ho capito. Cosa è... Cosa non è successo? Le tasse sono piene. No, non sono più piene perché ho preso io lo stipendio, quindi... Ah, vabbè, ma mi servono i soldi, tranquillo. Tanto la svuoterò sempre.
Vabbè, le butto qua, chi le prende le prende. Ok, sei diventato un umile cittadino. Ok, adesso Vintage devi andare a prendere le sue cose e segnare che è cittadino. Ok, Gilberto, allora può lavorare alla tesoreria, tranquillo, va bene. Appena ci sono novità, devo parlare col ministro per l'abbattimento della casa. Che funerale c'è? Raga, c'è una brutta notizia. È stato trovato Sorasso in un bosco, perciò non lo trovavamo da un mese, non lo vedevamo più. È stato trovato in un bosco mozzato la testa. No, come mozzato? Eh sì, è stato da barbari, è stato assassinato dai barbari. Veramente è colpa di Gabbo. Poraccio, sì. In realtà non è stato assassinato, però dopo lo dico. Fammi vedere se stai. Se hai. Felipe, è finito? Sì, devo pagare la tasse, però. Ah, ok, si mette in coda che qui c'è un po' di. Ciao. Ciao, signorina. Prima che venga il funerale, andiamo a vedere la struttura. Ok. Andiamo a parlare della struttura. Signora Srubale, venga un attimo. Che deve fare, paga? Un attimo, tieni, sì, tieni un attimo. Ma che cosa? Se sono tasse, vai sopra, se no diventiamo rincoglioniti, c'è troppa gente che sta pagando. A chi le do? Vai sopra, sopra. Ci stanno. Stanno tutte e due. Ah, di questo? Sì, sì, sì. Allora, signorina, venga. Salve, salve. Allora, la casa da abbattere è questa. È fuori norma, deve essere distrutta, dobbiamo pagare un costruttore, vedi, signorina? Cazzo! Cosa ne pensa della struttura? 92 minuti di applausi, oggi. Allora, io pensavo di lasciarlo tipo le vele, tipo commemorativo. No, è però va bene. No, allora, cerchiamo di rendere utile questi materiali, questo terreno, tutto, cioè nel senso... È morto Sora! Se lo volete abbattere, nel senso ci dovete ricostruire qualcosa. No, vabbè, lasciamo il terreno vuoto. Mi dica. Ah, non lo so. Ma sa per il negozio, quando sa? Dopo i funerali. Ci sarà più avanti. Fra un'ora, forse. Io devo andare a fare... Sì, no, ma non l'asta, non c'è l'asta, è in vendita solo. Vale. Dimmi. Vale, la posso comprare io? In caso mi serve una casa. Ma è un cesso questo. No, infatti dobbiamo. Prima di metterla all'asta dobbiamo renderla a norma. Eh sì, appunto. Non puoi comprare un edificio non a norma. Ah, ok. Quindi aspetti che verrà. Allora facciamo una ristrutturazione, preferisce? Ok. Non tu, gratuita in questo caso, perché abbiamo deciso noi comune di farlo. Devo pagare il costruttore, che è gratuito. Parla del comune, dico. Certo. Quello dico. Stavo la terra, Ma sì, ma la sistemiamo. Ok, allora l'immobile lo ristrutturiamo, va bene. Vado a parlare con un costruttore. Ah, Doge! Mi dica. Comunque sto dicendo, tra poco inizierò un'altra volta i lavori per la chiesa, per la mostra. Ma hai costruito questo? Non manca loro. Ma come manca loro? Dov'è il fidanzato di Steel? Non c'è, no aspetta, Doge, venga un attimo con me, scusa. Aspetti, io aiuto, sta danzando la nena, mannaggia, santo Gesù, ritengrisci una cosa fa. 64... Dimmi. Ti devo pagare l'armatura a te del ragazzo che gli hai dato. Sì, sono uno stacco. Ah no, aspetta. Sì, ristrutturazione, sì. Casa, chiedere comune. Oh raga, per dirvi, uno stack di pietra, devo pagare uno stack di monete. Ma dove hai messo sta cosa? Ah beh, il fidanzato di Stella. Ma è impossibile, l'avevo messo a 20. Venga a vedere. È un ladro il suo fidanzato. Ah, diceva la signorina. È un ladro. Sì. Appunto, io sai cosa ho scritto? Guarda, io ora l'ho scritto. Aspetta, mi devo scaldare il culo, non mi dite nulla. Ah. Guarda questo 64, questo qua, guarda. 64 di pietra per 64. Ma questa è la pietra? No. Sì, ma anche questa. Anche questa qua è la pietra. Ah, diteglielo che è sempre una pietra, semplicemente che è nera. Ma il problema vende la pietra e non i minerali, quello è il problema. No, stava sistemando il negozio, Daniel, poi non è stato anche lui.
Chiuso per troppo. L'ho scritto io, chiuso per troppo. Scherzando. Allora. Comunque si deve ristrutturare quella casa apposta. Avete messo il cartello nella casa di Sora? Oh, batti 5, batti 5. Devi fare tu, Nati, vai lì, togli tutti i cartelli e scrivi un cartello casa da ristrutturare. Troppo forte. Ciao, Turi! Buona vigilia di Natale a breve. Fa fremare la stufa, che buona, mamma mia. Sì, signor Simon. Sì, dimmi, dimmi. Mi puoi rinominare qui c'è questa chiave? Certo. Ah, ti devo dare i soldi dell'armatura? Vienetela a prendere a comune. Capito? Vabbè, dopo vengo. L'armatura io te la metto. Vabbè, toglimi la... Ancora sei qui. Sì, toglimi la cosa e possiamo farlo. Inizia ad andare e avvisa tutti. Appena è pronto chiama tutti. Guerra! Ah, dove sta gli animali di panzer? Salve, buonasera. Raga, tra poco c'è. Magliotto c'è o non c'è? Simon. Sì. Ma fai prima i soldi loro, fai prima i soldi loro. Togliti quelli di Blackwater. Danny e Lodge non si può muovere, è pieno di roba. Fai prima gli Iron Rack e nel Master Tiranno, è meglio. Poi fai gli altri. Però è un po' il discorso. Salve. Ragazzi, sapete dove è la casa? Allora, venga un attimo qui, signorino. Allora, come le sembra la città allora? Come molto, si è ambientato? Molto, molto bella. Sono andato a fare un giro nel campo con gli animali. Meno male. Ho chiesto di vedere delle armi che avevano in mano per vederle. Ah, perfetto, perfetto. Fa un po' freddino, ragazzi. Sta iniziando, eh. Tra poco c'è il funerale, ragazzi. Preparatevi. Mi dica. Eh sì, mi servono i soldi, tranquillo. Proprio giusto, siamo a pennello tutti e due. Mi servono, devo pagare l'armatura, le armi. Tieni. Tieni, ti ho fatto lo spazio, mi servono tutti questi soldi. E gli investimenti parlano, chiaro. Salve, salve. Dov'è? Oggi sto per fare un domicilio. Su chi? Tu intanto ti cambi, diciamo, in prigione. Intanto. Quindi tutto a posto, le tasse un po' confusionarie, vero signor nuovo tesoriere? Come le sembra? No, 44, che cazzo. Venga, venga, segui. Come ti sembra? Doge. No, eh? Doge, ti sei preso i soldi per caso? No. Sei passato di lì? No. 44, vedi? No. Tu, Edward, Dinta. Vieni un altro, per favore. Hai preso dei soldi, per favore? Cosa hai detto? Scusami comunque. Che è un po'. Cioè. È faticoso, però è divertente. Ah, ti piace? Eh sì, ma te l'ho detto la tesoreria. Adesso che. Allora, più che altro adesso anche marinaio è utile perché ci sono i popolani di Blackwater. E ora le navi si stanno muovendo. Quindi avresti lavorato anche comunque tanto. È che quando sei entrato e scelto marinaio è stato proprio il momento peggiore, sono sincero. Però, come vedi, visto, adesso è ritornato il pienone. E che ora la gente c'è di più. Ma questo funerale. Comunque, a breve... Ah, cosa? Teoricamente... Sì, perché in realtà sarebbe meglio che fai proprio il tesoriere full time, perché... Cioè, almeno oggi, però magari la prossima volta si potrebbe pensare di fare. Va bene. Oggi purtroppo, come vedi, c'è tanta... E non è finita perché devono arrivare altri, eh? Ah, perché... Sai perché? Perché... Ieri si sono unite 4 persone nuove, 3 persone nuove. E domani anche un'altra si unisce. Dai, andiamo. Ah, ok. Simon, venga qua un attimo. Veloce, ti do i soldi dell'armatura. Quanto ti devo per il ragazzo? Armatura. Sta. Ok. Ah, è pronto per la chiesa? Oh, è pronto Felipe per la chiesa? Sì. Faccio venire tutti. Allora, signor tesoriere, poi comunque ti spiego, ad esempio ho preso dei soldi, dobbiamo fare un po' di investimenti. Poi quello lo faremo, adesso parteciperà
Dopo il funerale abbiamo già parlato della casa che... Già hai messo, no? Il cartello... Lavori ok. In corso, attenzione. Che è ristrutturazione e in vendita un edificio. Okay. Salve, signor Berti. Ah, G, scusami, ho sbagliato nome. Comunque niente, andiamo al funerale. Pace anima sua. Ma tra poco viene inverno. Madonna, mo viene l'inverno. Backpack sulle spalle. Per il, la chiesa è davanti a te, se vedi, ok? Grazie. Il bro mi risponde... ma... Allora, proprietà di coso. Qua scriviamo. Prendete posto, prendete posto. Ragazzi, c'è un funerale, mi raccomando. Vedere rispetto per i morti. Già ti sei perso, Daniel, che è una ragazza. Ok, a posto, arrivederci. Fatto. Ho completato l'edificio, il funerale e la ristrutturazione già prenotata. Salve ragazza. Rubra guaglione. Allora. Ok, mi sono seduto. Ragazzi, era un bravo ragazzo. Morto così, cioè. Assurdo. Dai, stai davanti, dai, non indietro. Allora, chi Daniel si chiama? Ma che ascogna? Sì, mi metto qui, dai, che voglio. Per me era un caro amico, signor Sora. Pure per me. Solo lei, io non mi hanno risposto, però allora puoi iniziare, non ti preoccupare, non fai qualcuno venire. Vabbè, guarda lì, sono arrivate anche i vassalli nostri, le truppe dei vassalli, guarda. Guarda sopra, signor Simon. Cioè, capito che rispetto che aveva quella persona? Sono arrivate anche persone di un altro villaggio, ma rendete conto? Oh, oh, che si è fatto? Sono allora, so cominciare. Vai. Metterò la musica perché uno non ci voglia e due non serve. Che... Come non serve? Metti tutti i capelli in chiesa, bastardi. Vale, mettila tu la musica. Allegria. Capelli in chiesa, ragazzi, non si tengono. Vedete, i capelli. Non mi vale. Ma che cazzo? Dalla schiena mia, proprio sono... Dove ci ho fatto per casa la tinta? No. Aspettate un secondo, Antico il mio protettore. No. Allora, carissimi amici fedeli, è con profondo dolore che ci troviamo qui oggi, troppo alto, per commemorare la perdita di un'anima Tora, un devoto seguace dell'antico Dio. Tora è stata una presenza luminosa e dedicata nella nostra comunità, un amico leale. Il suo spirito avventuroso ha guidato il suo cammino, esplorando il mondo con la sua curiosità, rispettando tutti gli schiamati dell'antico. Ogni pietra posata, ogni blocco scavato, ogni creatura sconfitta sono l'ha fatto con un cuore sincero e una fede incolmabile. Il suo contributo alla nostra comunità non sarà mai mancato. E il suo spirito rimarrà con noi e continuerà a rendere il mondo di questa nazione. Oggi piangiamo la perdita di Sora. Celebreremo anche la sua vita e i suoi impegni. Quando il suo spirito trovare pace là di là, nel regno dell'antico Dio, dove la sua devozione sarà completata. Vediamo insieme a Sessora, creando l'antico Dio. L'antico Dio. E l'antico Dio di accogliere tra le sue braccia. Era mio fratello. Che possa trovare conforto e serenità nell'eternità della lotta. Addio, Sora. Posso lasciare qualche parola? Il tuo ricordo guarda i cuori nostri e le trame stesse di questo mondo crudele.
prima. Posso? Vabbè ragazzi. Caro Sora. Caro Sora. Noi ti vogliamo sempre bene. Ti ricordavamo come grande cacciatore e poliziotto. Hai lavorato contro la criminalità. Hai sconfitto il carbovirus. Hai lottato contro queste ingiustizie. Sei riuscito a dimostrare il tuo coraggio anche come guerriero nelle battaglie con noi, per difendere Blackwater dall'assalto dei barbari, per difendere i tuoi uomini, il tuo popolo. E oggi dobbiamo dirti addio. E oggi dobbiamo dirti addio. Dobbiamo dirti addio perché sei stato assassinato. Non so cosa è successo, abbiamo trovato il tuo corpo. Ci mancherai. Anche se è stato un truffatore, perché vendevi le cose a dei prezzi veramente assurdi. Noi ti vogliamo bene, ti ricorderemo come grande guerriero e grande cacciatore. Sora, che l'antico dio ti accolga nelle sue braccia, protegga la tua anima dai peccati. I barbari pagheranno le conseguenze. Promessa del doge. Gloria all'antico dio. Era frata a me. Gloria all'antico dio. Scusa, che mi ha detto che partiva per esplorare. Per me Sora era come un fratello, insomma. Abbiamo iniziato questo viaggio insieme, abbiamo affrontato molte battaglie. Direi che è stato anche oltre per me come un fratello. Per me oggi è un giorno molto triste, però sarà ricordato per sempre nel nome di Osiris e nel nome dell'antico dio. Pace a lui, amen. Ciao Sora, un bacio dall'alto. Che Allah lo benedica. Se nessuno vuole più dire niente, possiamo andare a salutarlo direttamente alla sua tomba. Andiamo al funerale, dai. Vai, andiamo, sì, andiamo alla tomba. Alla tomba. Grazie, grazie di essere stati qui tutti. Andiamo a dare un ultimo gloria saluto. Gloria all'antico dio. Chi si vuole convertire? La tassa? Chi si vuole convertire? La tassa? Questo qua parte. Ha mitigato un... Eccoci qua alla tomba di Sora insieme al suo amato animaletto. Addio Sora. Ha dedicato i fiori, porco te. La sua anima risiede in questo piccolo animaletto. Sora, ti vogliamo bene. E affettate, non so cosa. Non ti dimenticheremo mai più, Sora. Il fiore bianco per te, Sora. Bianco perché è il tuo spirito libero che adesso viaggia nel cielo, proteggendo noi. Per te Sora, per te. Oh! Per te Sora. È il nome dei poliziotti. Che cazzo vuole questo coso di merda? Sto di maretto facendo così, ma va bene. Addio Sora, addio. Addio Sora. Grazie per essere stati tutti qui, ragazzi. Grazie veramente tanto. Vi auguro una buona giornata e buon lavoro. Amen. Quando volete venire a fare una preghiera per Asdrubale, primo, e signor Sora, potete sempre venire qui. Andate in pace. Andate in pace tutti, ragazzi. Andiamo. Chi si vuole convertire, venga alla chiesa. Bene. Basta dire chi si vuole convertire, venga alla chiesa. Basta. Nel nome dell'antico dio, io ti battezzo, Master Tiranno. Nel nome di Dio, Master Tiranno, non ti convertire. E qua sono solo i dispetti. Una fede eredica. Abbiamo trovato tipo vicino alla nostra chiesa, c'era questo libro, una cassa d'oro. Dopo glielo porto, va bene? Ok, niente, stavo scrivendo una cosa importante. Allora, a posto.
Allora, io devo fare un po' di shopping. Ah! Ma dove c'è Becca? Io avrei bisogno della pelle. Quale pelle? È la cosa E per la caproni, non è che i pelle. caproni crescono proprio sugli alberi, signorina. Sono animali, devono crescere, accoppiarsi. Li hanno fatti. Deve avere pazienza, Ma le pelli quali, aspetta? E quella è la solita, La mucca? per sì, Ma che è? no, per Le il capre? freddo. Sì, le capre. Le capre? La pelle di mucca o le capre? E quella per imbottire. Allora mucca, che c'è da capra? Hai finito Ma tu? se Come hai poi fatto a sono finire capra. tutto? Mi hanno richiestato tutti. E Eh beh, quindi mi signorina, hanno mi sembra anche attaccato da normale. subito. Aspetta, venga qua. Ma se lei c'è il macellaio davanti a te, non basta chiedere a lui. Ciao, signor Asdrubale. Ma stanno qua, signorina. No, mi serve pure l'altra cosa. Per imbottire. Tra poco abbiamo Per imbottire ci finito. vuole questa. Tu Ah no, ah non quell'altra. dici imbottire le armature? Sì. Non È questa. è l'altra quella per il freddo. Cosa? Quella per il freddo. E non è l'altra. No, vanno bene tutte le pelli. Sì. Allora la prendo. Aspetta, la compro, aspetta, A me mi hai dall'altra fatto parte. imbottire con quella che mi ha dato lui. Ma perché puoi usare qualsiasi tipo di pelle? Ma perché allora non mi ha detto che si poteva imbottire con quella che ce l'ha ancora lì nel negozio? Che ne so Mi hai io? fatto usare quell'altra a me. Ma chi? Quando ti ho chiesto come si imbottisce, mi hai fatto usare l'altra, quella Ma di c'era il simbolo nella cosa del capra. cucito, c'è proprio questo simbolo. No, non c'è, c'è l'altra, non questa. Non questa, l'altra c'è. Signorina. Ah, forse è per l'armatura. Ok. Scusami, l'altra pelle a che Questo, no? serve? Ecco, questo. Infatti. L'altra pelle a che A me mi fate serve? imbottire con l'altra. L'altro puoi fare i vestiti proprio pesanti, che servono proprio per il freddo. Ah, Allora ok. compro la Se faccio pelle anche pelle. normale, Paolo. Aspetta, mucca. Qual è la pelle? Come si chiama mucca e pelle? Mannaggia. Pelle, ma Ma non non me la puoi fare cerca, solo pelle. pelle. Ert! Che è Ert? Aspetta. Madonna mia. Ma in italiano è pelle, Leder! pelle. Ma quello in inglese, non penso che ce la giocano così. Cuoio si chiama. Ma è quello, Ah, Scusate. quell'altra è per fare i vestiti di lana. Allora Vedi? imbottisco la No, cosa puoi da anche imbottirli quello. con quelli. Però, per esempio, io me li sto imbottendo con questo, vedi? Perché io te l'ho imbottito con quello, non mi hai detto col cuoio anche. Adesso me lo sono messo addosso. Oh, Ma ok, perché allora si è mi tolto vado. l'imbottitura ai miei vestiti? Ma si leva? Ma? Cosa? Mi sa su Ma queste non so armature non lavare. si può fare. Cosa? Mi sa che sulle No, perché armature non. al massimo non puoi. Ah, quando arrivi al massimo. Al massimo non puoi fare più niente al massimo, te l'ho ammazzata al massimo. Quando me la mette addosso, sparisce il potenziamento. Sì, perché toglie cose al freddo. Non ho ben capito come funziona sta roba, però comunque stavo testando. Quindi lo puoi fare con qualsiasi tipo di pelle. Mi sa che forse con le armature delle altre mod non vanno bene. Forse, se ho capito. Boh, comunque va bene, a posto. Allora prendo anche il cuoio, Panze. Va bene, Aspetta che te Daniel, lo caro, comparte. scogna tranquillo. Perché io non lo so. Vieni al mio negozio pure, quando vuoi. Quanta ne vuoi, Stella? Due sacchi ne ha.
L'armatura l'ho pagata. Ah, ma sei qua tu? A breve vengo a vivere, vengo a te da te perché devo comprare la roba per me, per lo chef. Quando vai lì, dimmelo che devo venire io da una. Ah, e parti con Rakan se vuoi. Se mi dai un attimo, scendo. Salve. Ah, sta facendo la nuova attività? No, no, mi sta pagando le tasse. Dai, sono scassato le ginocchia. Dammi. Ho chiuso le casse? Sì. Dammi niente. Oh, non morire. Ah, ma è finita la fine Rakan, signorina? Rakan, alla fine gli ho fatti 4 perché non aveva per portarselo via. E si è riprenotato. Ah, ok. Non aveva spazi per portarselo via. Vabbè, vedi che a breve c'è la riunione. Un problema. Cosa? Madonna, che freddo. Ho trovato un libero, no? Sì. No, ho trovato una cassa strana davanti io, dentro la mia chiesa. Nella moschea, no? Sì. Una delle torci stava questa cassa, dentro c'era un libro. E qua c'è mente scritto Fedeli circa lana, io potentissimo e Buna vi mando questo libro per dirvi che qualcosa sta succedendo, che pian piano sta risalendo verso la superficie. L'Undergarden, un mondo sotterraneo, si sta risvegliando, essendo che il cuore del suo portale sta ricominciando a battere. Ci vorrà qualcuno che sia in grado di fermare e uccidere i demoni e di uccidere il suo cuore. Ora, oltre a Nether, ma abbiamo un altro problema, mi stai dicendo. Vabbè, che Nether ora l'abbiamo... Il Nether, vabbè... Sotto abbiamo sistemato, quindi il Nether l'abbiamo sistemato, però qua iniziano a vedere veri problemi, mi sa. Iniziano ma a vedere. Non so cos'è questo libro. Allora, a parte che ci sta Ibuna, però Ibuna è da un sacco di tempo che non risponde a noi, noi fedeli. Mo ci manda questo libro qua dell'Undergar, che parla di sto mondo, Undergarden, non so neanche come si pronuncia. Questo mondo sotterraneo, no? Cioè io non sto capendo niente. E questo dobbiamo portarlo adesso alla riunione, ne parliamo un po' alla riunione meglio. Non so, comunque io già mi metto in una patente. Sì, sì. Sì. Ok, riscaldiamo un po' la sala. Vi prego, ero arrivato a 50 di congelamento, non si può stare proprio fuori. E qua abbiamo acceso la stufetta. Ma ce l'abbiamo anche in casa? Sì. L'ho già comprata io. Salve, salve. Ora arrivano gli altri e iniziamo a prepararci. Ah, Doggio, comunque ho deciso di dire un fabbro a Blackwater, lei che ne pensa? Credo che sia una mossa intelligente. Comunque è scesa le temperature, il 50? Doggio, 78 o 50? Sì, sono a 0. Ragazzi, abbiamo acceso anche le stufette, quindi siamo a caldo, va bene? Così non moriamo di freddo. Sì,
Ah, questa è la mappa geografica un po' del mondo. Hai visto? Bella. Comunque il termometro io volevo venderlo a 20, secondo te lei è proficuo? E che cazzo ne so? Che ne so Sendo che quanto mi spendi? chiede 3 pezzi d'oro e 3 pezzi d'oro, minchia, sono da Vabbè, tu pagare devi una cifra. vedere sui prezzi giusti alla fine. Lo so, quasi tanto, penso. Donna, Dica. scusa. Quanto costano potenzialmente i terreni? Cosa? Quando uno è nobile, può comprare un appezzamento di terreno, vero? Io Sì. non sono ancora nobile, lo so. Quanto costerebbe? Allora, i quartieri devi per forza sei obbligato a comprarli i quartieri che ci sono. Se vuoi solo un tappezzamento di terreno, 4.000. Vuoto. Sì, e invece i quartieri in che senso? Questa cosa dei quartieri? E questo è come se questo è un quartiere. Questo è un quartiere. Esatto, quindi se ti fate comprare un Sì, quartiere è blocchi. Obra. Ma tu che vuoi qua? Che cazzo ci fai qua? Doge, comunque. È una riunione. Ma che? Ma tu hai un titolo da nobile? Doge, venga tu qua. Ma riguardo ora i ghiacciosi si edifica e arrivano i barbari ad attaccare il quartiere. No, quello parliamo dopo. Quello è il problema. Dopo, va bene? Sì, è come mi aspettavo. Sta succedendo quello che hanno detto. Andiamo dopo al baronato, va bene, andiamo. Al barone è più sicuro. Ma io, ma hai visto quanti player siamo online? Sì, siamo così tanti che ci vogliono del bar per segnarci. Premi P di Palermo, ti dice tutto. Wow, Lo so. contab. Che bello. Allora, signori, io direi che possiamo anche già iniziare. Aspetta, cosa avevi detto? Aspetta, Valer. Mi ricordo una cosa. Che mi hai detto una cosa, non mi ricordo. Allora, Ajay, Aspetta. che ci fai qui? Ajay? Ashai, chi è Ashai? Ah, lui. Ma riunione parlamentare, non no, riunione normale. Salve, signor Felipe, C'era sei molto arrivato in sentito. tempo. Allora, intanto iniziamo, gli altri quando arriveranno sentiranno la riunione. La cosa mi aspetta, mi ricordo, mi sembra. Allora, ragazzi, siamo la prima sessione seria della riunione e siamo qui per parlare di vari problemi. Prima di tutto parleremo di riforme, poi parleremo di leggi, leggi da rivedere e poi passeremo ai problemi, che ce ne sono tanti, e ne parleremo. Passiamo dai primi punti più facili che già ne stavamo discutendo. Prima di tutto degli investimenti. Signorina, come vede lei, come sa bene. Gli investimenti continuano, procedono, le strade sono in fase di costruzioni. A breve Ma verranno io ho fatte. sentito qualcuno che si è lamentato delle strade, può essere? Ma le stanno costruendo? Se non le fate finire? No, che sono venute male. Ma sono incomplete. Brutte, mi hanno detto brutte. Forse ho sentito male. Appunto, se non finisce, come fa a essere una strada se non è finita? Comunque, dobbiamo parlare anche un attimo della casa di Sora. Io ho messo lavori in corso. Sì, già ho prenotato i lavori. Già ho prenotato Ma i lavori. A quando saranno fatti? Ok. breve. Ovviamente all'asta il prezzo della casa salirà perché appunto è stata appena ristrutturata. Quindi Sì, la appunto. consideriamo come casa nuova di classe massima. Eh beh, certo. Bene, bene. Allora, attualmente gli investimenti che sono in corso sono i cartelli stradali di Osiris, luci stradali di Osiris e le strade. Questi sono attuali che sono in corso, ok? Strade, luci, Va bene, cartelli. sì, con calma. Per Blackwater non so Master Tiranno a che punto è con i lavori. Sinceramente, dovrebbe dire a Srubale se è ancora qui, deve stare lavorando per lui. Penso di sì, immagino. Stiamo costruendo anche edifici, tipo la polizia, cioè dobbiamo farla proprio a specchio. Tutte le infrastrutture che mancano lì dobbiamo Eh sì, però farle. intanto adesso è impegnato Master Tiranno, quindi non può.
e accedere a queste cose. Vabbè, comunque per il sistema di governo, le riforme abbiamo già passato e quindi siamo a posto. Le leggi proposte, ragazzi, sono quattro leggi proposte e ora dobbiamo sceglierne una. Partiamo da tutela del lavoro, tutela del luogo pubblico, legge della fabbrica o accordo commerciale? Quale scegliamo? Fai nell'ordine che hai detto, va bene. Aspetta, ripeto un attimo. Ah no, falle nell'ordine che hai detto. Tutela del lavoro, tutela del luogo pubblico, legge proposta del... No, scusami, legge delle fabbriche, accordo commerciale. Falle in quest'ordine, va bene. Eh? Va bene, sì, va bene. Falle in quest'ordine, che Ah, è proprio in quest'ordine, quindi volete parlare, partire con tutela del lavoro. Allora, vi dico la legge che è stata proposta da me, questa qui. Tutela del lavoro. Il datore di lavoro deve prendersi le responsabilità di chi assume, di spiegare come funziona il lavoro, di leggersi le leggi che riguardano tale lavoro e visionare a fine giornata il lavoro, se ci sono errori o illeciti commessi dal suo dipendente. perché ovviamente se il dipendente sbaglia è Mi sembra colpa del ovvio. maggiore di quello che gli insegna. Dipende quando sbagli. Salve, salve. Come non ti Allora, i convince? primi due Se il datore di punti. lavoro va a vedere che lui ha sbagliato, può risolvere il problema che ha sbagliato e non andare Sì, sotto accusa. sì, sì. A quello è la legge praticamente. Però, no, però, aspetta, però se ad esempio non trova che ha sbagliato qualcosa, secondo me gli illeciti devono, ha l'obbligo di cercare illeciti commessi, ma comunque non ne paga le conseguenze. Il datore di lavoro, magari le conseguenze chi li ha commessi. Sì, ma in quel caso ovvio che le paga la persona. Diciamo che il datore di lavoro, se non spiega che cosa è bene, il cliente dice: ma a me quello non mi ha spiegato un cazzo. Quello che lavora per lui, la responsabilità cade sul datore di lavoro. Quindi ha la responsabilità di dire le cose e spiegarle. Se lui, nel momento che ha spiegato, e appunto ha spiegato, la responsabilità cade sulla persona, non sul datore poi. Sì, ma come facciamo ad avere la certezza che gli ha spiegato? Perché lui può dire io ho spiegato e quell'altro non mi ha No, si fa spiegato. rifirmare un libro. Sì, si fa firmare un libro semplicemente, che lui ha, in questo caso il datore di lavoro, se è intelligente, presenta un libro, lo fa firmare che lui ha visionato e sa cosa sta facendo e è a posto. Vabbè, comunque votiamo. Partiamo da signor Valoros. Voto favore o sfavore? A Favore. favore. Sì, a favore. 2-0. A favore. Scusi, cosa si sta votando? Io sono appena arrivato. Allora non puoi votare. Simon? A Favore. favore. Vabbè, 4, anche se diciamo a sfavore, è passata. Poi, ok, questa legge è passata. Ok. Allora, la legge è passata. La riscrivo adesso bene perché deve essere scritta bene. Tutela del lavoro. Il datore di lavoro deve prendersi responsabilità. Allora, deve prendersi le responsabilità di chi assume, di spiegare come funziona il lavoro, di controllare le leggi. Controllare le leggi che riguardano tale lavoro e a fine giornata. Far firmare A fine giornata, visionare se ci sono errori o illeciti commessi dal dipendente. un attimo, però non abbiamo. Cosa? Non chiarifichiamo qua, eh. Se ci sono, ok, gli errori illeciti, chi ne paga le conseguenze? Quello è ovvio, chi l'ha fatti, chi l'ha Che l'ha commessi. fatti? Perché se tu firmi il documento che hai preso visione di quello che ti è stato spiegato, va su di te gli Ah, illeciti. ok, Va tutto su di va bene. E il te. libro chi lo deve comprare? A carico di chi è? Vabbè, quello è, ce Capo. l'ha il capo ovviamente, se ne occupa lui, ci pensa lui. Deve lui presentare il documento che sta firmando praticamente. Solo che qua dovremmo poi fare un altro, una legge Sarebbe futura raccolto che migliora se... documenti. No, sarebbe da fare uno un formato standard per questa cosa. Sì, eh sì, una legge standard su praticamente i contratti di lavoro. Ok, e questa poi ne parleremo. Adesso poi la porteremo a proposta. Infatti, dopo, se volete proporla, potete già proporla. Parliamo delle 5 leggi da modificare. Noi abbiamo 5 leggi: c'è la legge tassa, le licenze, ogni cubo, vendere e stipendi. Allora,
Partiamo dalla prima legge, le tasse. Io le tasse penso che attualmente possiamo lasciarle così come sono, perché non ha senso modificarle. È scritta nel modo giusto e più corretto possibile. Per quanto riguarda le licenze, anche quella dobbiamo lasciarla obbligatoriamente così com'è, al massimo aumentare i prezzi. O lasciamo così? Ok. Me lasciare così, me lasciare così. Ogni cubo, metro cubo, lasciamo lo stesso prezzo attualmente. Anche. Ok, sì, a posto, perché poi c'è un'altra legge che parla di Blackwater. Per vendere devi avere un'attività attiva, questo è ovvio che lasciamo così. Mi E quella sembra dei ovvio. stipendi pubblici che dobbiamo parlarne. Allora, ragazzi, stipendi. Le nostre tesoriere sono strapiene di soldi. Escono soldi dal culo. E direi che è arrivato il momento di aumentare i stipendi pubblici. Attualmente si aumentano i stipendi pubblici. Le forze militari, io direi di aumentarle il giusto, ragazzi. Da Da 40? 40 a 60 stavo pensando. Vabbè, sì, sono nella media. Né Sì. troppo, né tanto, né poco, sì. Questo per i parlamentari invece, lo stesso discorso, da 70 a 90. Ok, E il quindi sindaco, arriviamo chi lavora a sindaco e presidente, da 80 a 100. Come sindaco barra. parlamentari prendono uno stipendio, questo non ho Eh? capito. I parlamentari prendono uno stipendio. Sì, però quelli che Sì. lavorano effettivamente, non tu che non lavori. No, Questo è un insulto alla persona, non è che direi. non è un insulto. Tu non lavori, ecco, quindi tu non prendi perché lavori nel Io servizio faccio. pubblico, ok? Non mi sembrava che stavi arrabbiando. Niente, vabbè, comunque questo è per quanto riguarda le leggi, siamo a posto. Ci siamo fermati a 5. Io rivedrei da 6 in poi. Ma che è sto bordello? E il tesoriere? Ciao. Ciao, ma Se scusi, lei tesoriere entra in una riunione qui. parlamentare? No, infatti volevo chiedere se potevo entrare. No. Ok. Vabbè, dai, solo per questa volta, dai. No, dovevo soltanto Cosa vuol parlare dire? Con? Dopo allora. Luci, però faremo dopo. Col doge da Allora, ballare. ok. Allora, ragazzi, fatto questo, ora passiamo ai problemi. Ovviamente i problemi non mancano. Parliamo Allora. dei problemi un po' più interessanti. Sta Sei qua per iniziando a problemi fare di freddo. Blackwater? Quindi, il problema del fiume ghiacciato che diventa bello duro è un problema grosso. I barbari potrebbero attaccarci dal lato del quartiere del fiume. Quindi si è rivelata vera la situazione. Ho studiato un piano con il signor Ben, che ne parleremo un'altra riunione di oggi, la prossima riunione, ci sarà anche lui, del fatto che attualmente nella zona deghiacciata, cioè dove c'è la zona ghiacciata, ci sono problemi. E quelli sono i barbari. Noi dobbiamo fare una cosa intelligente. Prendere in sopravvento i barbari, nel senso tentare noi questa volta un'imboscata e attaccarli noi dal fiume. Non dobbiamo farli avvicinare alla città. Se riusciamo a bloccarli su ghiaccio, potremmo effettivamente bombardarli di mazzate. Comunque combattere sul ghiaccio è difficile, si scivola, quindi per loro sarà molto dura. Ma sarà difficile anche per voi, ho sentito dire di persone che si sono avvicinate al ghiaccio e poi sono quasi morte. Ma noi combatteremo dalle foreste, infatti, dobbiamo accerchiarli. Ok? Posso andare a picchiare quello? Va bene, capito? Oltre questo, un altro problema. Simon, ce ne puoi parlare. Allora, praticamente, stavo dicendo. Ho trovato. Allora, ero vicino al quartiere. Allora, ero nel mio quartiere, vicino alla mia moschea. Stavo andando a vedere la moschea, no? Perché io volevo un'altra volta ricominciare con i lavori. Volevo finire di costruire la mia moschea. Comunque, andando alla mia moschea, ho trovato una cassa dove c'era questo libro. E questo libro, ovviamente, parla. L'ha scritto la nostra divinità Ibuna, che dicendo che qualcosa pian piano sta succedendo e si sta risalendo dalla superficie. E La menziona divinità questo. Fritunimu. Allora, ha mandato questo libro. E poi ci parla di questo mondo sotterraneo. Che non so neanche come si pronuncia, tipo
Undergarden, non so come si chiama questo terreno. E praticamente il suo portale si sta riaccendendo e che c'è bisogno di qualcuno che va a uccidere i demoni e il portale. Quindi praticamente è una storia simile a Nether che già abbiamo sentito. Praticamente è un mondo che viene da questo, che è solo che è praticamente è sotto di noi. Anche quello che appunto già c'è sotto il comune. Quello è l'inferno. Vabbè, allora là l'inferno. A posto dell'inferno, non è tipo l'inferno. È del nostro mondo reale, fisico. È il nostro mondo terra. Per entrare non si sa come si fa. Cioè, però no, ho detto che c'è un portale. Che è ah, il ok. Ah, ok. Quindi il portale. Vabbè, questo è un problema. Comunque questi sono i problemi più grandi che abbiamo adesso, praticamente. E niente. Uno, sappiamo cosa dobbiamo fare per ritratto la guerra e dobbiamo riaggiornarci più tardi. E l'altra cosa, lasciamo a Simon risolvere questo problema, useremo la sua moschea per vedere come interagire con questo portale e risolvere questo problema. Doge, dopo sono andato andare nel barunato perché dobbiamo fare quel fatto là. Fatto là dei ghiacciai, dei barbari. Ma dopo la riunione. Ma quella è quella dei barbari? Che cazzo c'è da qua? È del villaggio, del nostro quartiere. Quale quartiere? Vabbè, se dopo ne parliamo. Ma tu parli come un libro stracciato. Allora, è perché, vabbè, loro lo so. Non perdiamo tempo, io ho tutto. Infatti. Allora, possono saperlo tu. Niente, non so, c'è detto là dei barbari che possono attaccare, prendiamo il tuo quartiere. Che mi punto. L'abbiamo fatto già nella riunione in tempo reale, ne abbiamo parlato. E ora abbiamo parlato appunto di intercettare nemici. Ah, pensavo che avesse... sì, non è aggiornato, signor Simon. No, ma scusate, ma perché sto appena tornando dal quartiere... Me ne sono accorto, me ne sono accorto. Poi, raga, io direi che per ora possiamo finire la riunione. È passata la nuova legge, ora la scriviamo sul... Cosa? Dica. No, prego. Allora, non so se è un'impressione mia, però mi sembra che il valore del denaro stia scendendo. Cioè, ho prima quello che potevi... Doge non sa fare solo voi. Mamma mia. Dice. No, spiegati meglio, dai. E quello che potevi comprare con uno stack prima, adesso puoi comprare molta meno roba. Ok? In che senso molto meno? No, il contrario. È il contrario. E adesso puoi comprare molte più cose con uno stack. Ma il rame grezzo comunque adesso non esiste più in giro. È stato tutto... Cioè, chi ce l'ha ha dei residui? Ma la maggior parte dei player ha la moneta normale adesso. Vabbè. Noi abbiamo ancora altro rame da convertire, vale. Lo so, infatti. Magari è il contrario, sì, che chi era ricco è diventato più ricco praticamente. Porco due. E diciamo che infatti per questo sono aumentati i prezzi. Proprio perché c'è stato uno sbalzo di stile di vita più alto adesso. Per questo abbiamo aumentato anche i stipendi. Adesso prendete più soldi anche voi. Per il fatto che sono aumentati i prezzi, sì, quello che potevi comprare prima con uno stack, adesso ne puoi comprare di meno. Poi che puoi comprare di più con uno stack? Solo perché i prezzi sono alzati. Perché i prezzi sono alzati, ma in realtà noi l'economia gira molto più velocemente. Cioè, molto più... Cioè, tu perché sei nuovo cittadino? Noi che abbiamo già tutti i documenti registrati, c'è stato uno sbalzo, cioè se prima... Con uno stack compravi 5 magliette, adesso noi, quelli che già erano qui, ne comprano 10. E a te che non è cambiato, solo che tu adesso che sei cittadino nuovo, prima magari ne compravi 5, adesso ne compri 4. Va bene, ok. E purtroppo ormai è così lo sviluppo, e vedremo come andrà, per ora ancora non c'è la stabilità economica precisa. Va bene. Ma io comunque devo mappare qualcosa, oppure no? Che devo? No, per favore basta, che sennò lagga tutta notte. Per ora è finita la riunione, siamo a posto. A posto, ci vediamo per la prossima riunione che sarà più tardi. Vabbè, ci vediamo dopo. Buonasera. Buonasera. Dovete pagare le tasse? No, non c'è bisogno. Già pagato? Sì. Ah, ok, a posto. Come va? Signor Panzo. Come va le che c'entra signor Panzo? Tu hai pagato il negozio, il ristorante, mica quello. Come va? Tu hai pagato solo il ristorante. Sì, lo so, quello dopo lo pago. Allora tu dici hai pagato le tasse o non hai pagato le tasse? No, il ristorante.
Ok, niente male perché fa freddino, sta iniziando a venire l'inverno. Vedo che sei sempre in forma. Stai producendo roba, vero? Sì, io ho nelle casse a casa, siccome devo comprare. No, perché io da ristorante adesso devo andare a Blackwater a comprare pomodori, eccetera, perché tu non ce li hai. Buonasera. Ciao, buonasera, signor Shifu, come va? Tutto Beh, tutto bene, lei? bene, Vabbè, ciao. vai, tranquillo. Tutto Pure bene. posso lavorare, Vuole lavorare? eh? Vorrei fare qualche soldino, sì. Venga, aspetta. Allora, prima di tutto, ma lei scusa, non vuole aprirsi attività, non ha guadagnato soldi per farsi una sua cosa? No, sono una persona più povera della città. Ah, non credo. Quindi. Allora, sinceramente, ti direi di parlare con Felipe, cercamminatori. Ah, no, io la non posso lavorare come chef. Chef? Nel mio, dici, ristorante. E in realtà sto andando a comprare adesso la roba. Se vuoi venire con me a fare shopping, poi possiamo. Preferirei rimanere qua che è un po' freddo. Eh sì, lui è il maestro Shifu. Sono lo chef, Ma sì. che Sì, sono qua. Se no, al massimo, niente, vabbè, questo è. Cioè, se non vuoi fare ruoli pubblici, tipo poliziotto e marinaio, non so. Penso rimarrò all'istante perché Ah, se vuoi fare lo chef, allora vieni. Vale, posso venire con te? Certo, andiamo. Andiamo allora, vieni. Prendo un attimo i soldi, compriamo le risorse. Ah, beh, ah, no, io non ho bisogno di soldi. Vi aspetto alle porte. Raga, fa freddino. Vale, comunque c'è gente che ti chiama Duce. Che? C'è gente? Ma chi? Prima 3 volte l'hanno detto. Così, a random. No, perché magari hanno capito male al posto di Doge. Ma chi lo diceva? È il ragazzo che tipo era entrato in riunione per sbaglio. E anche prima ti hanno solo detto ciao. E io Sì? prima con Carlo di riverso stavo parlando con qualcuno e fa ah sì il fa così e Carlo ah interessante. Ma perché mi ha chiamato? Diciamo che è magica la cosa. Non me l'aspettavo, sono sincero. Diciamo che sono cose inaspettate queste, che mi piacciono però. Sto arrivando comunque. Capito? Sbrigati che sto congelando, sono a 30 già. Lavoro semplice, beh. Ma è vero che qualcuno mi ha chiamato da Duce? Non è arrivato praticamente. Ah, infatti, dove sono arrivato?
Ho perso tutta la roba, fra. Sei Che morto. palle, sti pesci di merda. Ecco di cosa dovevamo parlare. Di ammazzare i pesci, mannaggia. Di Fra, ma. Fra, ma ho Vabbè, io perso lavoro sulla tutta la mia mia. roba per lavorare. Vale, comunque, no, Ma come nemmeno per lavorare? Che cazzo dentro di lavoro casa sei? ti togli il freddo. Nemmeno dentro Ti casa ti togli togli il il freddo. freddo. Sono sono 51, come Vai fai? vicino a Scusi, Fabbro. signorina, venga, signorina. Sì. Scusi, signor Doge, ma io mi sono fatto imbottire l'armatura, ma Prima di voglio comunque partire freddo. devo scongelare. Ma avete tutto il Ah, freddo perché si consuma dopo un po'. Ma me lo sono fatto appena fa adesso. Come? A me, Me lo sono setto. fatto fare adesso. Ah, forse sulle armature, quelle della mod non vanno bene, devi fare l'armatura normale. Che cazzo. Mi sa di sì. Ma guarda, ti conviene comprarti poi i vestiti invernali. Ma m'ha inculato, Io io ce li gli ho avevo i dato vestiti 64 invernali. e Devi sfoggiare continuo a Chewbacca. subire il freddo. Devi sfoggiare Chewbacca perché Chewbacca è sei là Dov'è? nel mare, non può fare niente. Veloce a La partire, che devi sto tippare, fra. congelando. Ma dove sta la nave tua? Fra, non lo sai, in mezzo, è là in mezzo, E andiamo, allora, vieni. Fra, è tutto circolare. Ma tutti siete morti? No, no, Chewbacca non è morta. Venite. Chi è che Non lo manca? Chi è so. che doveva venire? È Gabri, forse. Ho Ho 40 di 40 di esperienza, non voglio esperienza. morire. Vabbè, in realtà. Lo so, ma sono la mia. C'è rottura di cazzo, sti pesci di merda, di buon show. Ma tu perché prendi pesci? Fra, ma non pensavo di darli, non mi ricordo, sono un coglione. Vabbè, ma scusa, non ho preso Chewbacca tutta la tua roba, se hai detto che Boh, che adesso è tutta è lì. sott'acqua. Ah, comunque i stipendi dei marinai sono aumentati. Ehi! Da 40 a 60. Tra un po' muoio pure congelato. Ah, anche io Adesso sono al sono il 54%. 63, 64. 55. Tra un po' mi mettono a pecora. 57, 58, 59. Ma riusciamo a arrivare secondo te in tempo? I don't know. Nadia, quanto hai tu di temperatura? 59, 60. 65. Ma mica solo tu. C'è quella nave che brucia, aspetta, andiamoci a fuoco. Fra, io questa qua l'avevo superata, è tipo più a sinistra. Aspetta, bro. No, sto morendo, sto perdendo fuori. Aspetta. So io come risolvere il problema. Aspetta, No, campfire. Venite qua. Ah, 100. Oh, Gesù Cristo. Sali sopra, vai sopra. Non riscalda un cazzo, fra dove prendi tanti bar. Quanta Vieni vede? qua, vieni qua, vieni qua, vieni. Da qua, ma qua. Vieni qua, aspetta. Servono più fuochi. Ma 96, prendete la mia roba. No! 97, 98, 100, niente. Nate? Avvicinati, 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 avvicinati. Shiftati, prova a shiftarti. Nate, stai morendo così. Prendete la mia roba, per favore. Tipizzatemi quando sono lì. No! Ah, vai sott'acqua, vai a prendere. Scusa, Sott'acqua c'è io ho la accento, roba. vale! Mi sa che di notte non si può viaggiare. Sa. Ma dov'è tutta la roba sua adesso? Sono sott'acqua, però è tutta sott'acqua. Vabbè, ma sono stato, ho perso pure il coso, la mia arma. Mi serve. Non mi devi tipizzare adesso. Sto prendendo io la roba. Bastava Oh stare no, vicino a fare. tra un po' muoio pure io, tra un po' muoio pure io. Ah, io sto facendo La giorno, carne da tranquilla. pesca, la carne da pesca. No, ma non mi date niente perché io sto per Aspetta. morire di nuovo, sono a 100. No, 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 raga, non mi dovete dare la roba, io sto per morire di nuovo.
vabbè, dov'è il mio, vabbè, me lo rifate in cavi, come si chiama? Io ti sto dando la tua roba. E manca il, come si chiama? Vabbè, no, non mi sta arrivando niente, sta cadendo tutto per terra. Prendila, Gesù Cristo Santo. No, ma tu sei portata tutta sta roba. Vabbè, ma sti cazzi del fiume, dei pesci, voglio soltanto... Nati, tu hai perso le chiavi? Ah, sì, le chiavi ho perso. O binocolo, qua. Il binocolo, le chiavi, questo mi interessa. Ok, sto vicino a caldo. Perfetto. Ti prendi la tua roba, Gesù Cristo, aspetta. No. La mia roba. Tiè. Le chiavi, la canna, questo vestito, chiavi, le corde, l'armatura, pesce, questo 21, il casco, questo, il pesce. Non metti i cazzi del pesce. Grazie. L'armatura, le scarpe. Possiamo continuare l'avventura? No, manca la testa dell'armatura. Che è successo? No, no, la testa dell'armatura, vale. Come faccio a fare? E c'è che no. Continuiamo l'avventura, dai. Nadia, ecco il casco, via. Aspetta, fammi dare la roba di là. State vicino a fuga, intanto. Sono a zero io. Tieni. Oh, la Madonna santa. Togli un attimo. Mangiare qualcuno me lo può dare. Comunque sulle armature delle mod non si può mettere la furia, eccetera. Dovete metterla sulle armature normali. A me sì, ce l'hai perché tu c'hai l'armatura del vanilla, per questo funziona. Comunque dopo ti do un hamburger, ma non è mia. Comunque non si può partire di notte. Abbiamo constatato questo. Lo so. Perché il vento più l'acqua che ci bagna. Vento sono io. Questo lo so. Mamma mia, comunque è assurdo. Di notte mai fai più. Io avevo però ho perso tutto, non è Blackwater, proprio in mezzo al mare. Ma non c'è niente. La nave manco c'è. No, detto che è c'era anche... è più verso sinistra, verso sinistra. E al ritorno vediamo. Noi già ci eravamo allontanati verso prima, ma non ci sta nessuno a Blackwater, si deve dare le cose a Ragan, però. Come non ci sta nessuno? Allora sono venuto per niente. Come non c'è nessuno? Che cazzo dici? No, sì, però c'è Ragan. Mangia la puttana. Non riesco a scendere. No, come si apre? Ok. Con le mani. Dove è il mio binocolo? Le cesoie ho perso. Questi sono i soldi di Turi. Mi riesci a dare un po' Turi. Di cibo, per favore? Sì, tieni, sì. Turi. Questi sono i tuoi soldi. Che prima hai perso. Cosa? Erano i tuoi. No, io... Guardi, signor Doge, guardi quelle canne da zucchero. Guardi. Prego, dimmi che c'è qualcosa. È buono il prezzo, buono. Allora, mi serve uno, yes, due, no, uno, no, due. Togli mentre sto shoppando. Oh, alleluia. Ce l'ho io, mi devi pagare, dammi soldi. Sono 60. Ok. A posto. Hai altro che mi serve, fammi vedere. Queste. Il pane. No. A posto, ho comprato quello che mi serve per il mio negozio. Cosa le canne? Tu li vuoi dei tutte le tartarughe prendono da mangiare. No, vabbè, l'ho comprato. Hai capito che siamo a late autunno e ancora non siamo al vero inverno? Chia, siamo messi buoni. Sì, infatti secondo me dovreste muovervi a farvi fare le cose imbottite. Io l'avevo, l'ho perso. Tutto a posto, Nati, funziona quindi? Ma non prendo da mangiare. Dico, hai fatto la roba sotto? Certo.
Guarda, è qua, porca troia. Ma una domanda. Adesso la nave, quindi l'abbiamo persa, stai dicendo? Penso di sì. Quale nave era? Senza cannoni. Ah, vabbè, lì. Allora non me ne fate un cazzo. Quella che avevamo utilizzato l'altra volta, se non mi sbaglio. Vabbè, ma tra poco partiamo. Sai come prendere soldi? Sì, ho preso già. Okay. Ma ci sono già buggati. Pensavo che con la premium non si buggasse. Magari ti piacerebbe. Andiamo, dai. Prova a tagliare la prova, di se con te funziona. Mi dica. Una domanda. Allora, siccome a me servono degli erboscelli di un albero specifico perché li ho persi tutti, e non avevo una scorta di riserva perché non riuscivo a farle. Quindi? E mi servirebbero degli arboscelli. Quale? Dark Oak. Sono quelli di là, fra. Come che. Dimmi come si chiama l'albero. E io, fra, c'è il gioco in inglese. Dark Oak. Quercia scura. Sì. Andiamo, signorina. Ma funziona? Non c'è più. Si è trovata la roba giusta? Eh? Si è trovata la roba giusta? Ma hanno mangiato? Sei andato da mangiare, sì. Come non lo prendono? Mi rimanevano solo. Ah, vuoi che lo faccio io? Dimmelo prima. Prova a farlo tu, con me non funziona. Ma vedi che con te spuntano i guerrieri? Come no? Perché ci hanno mangiato, Nata. Non vogliono. Oh, no, niente, allora. Ma vedi, un cuoricino. Ora stanno andando a accoppiarsi. Vabbè, te la poso qua giù il cibo loro. Ah, no, la lascio lì. Andiamo. Cibi, cibi, ciapa, 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 ciapa. Facciamo presto prima che moriamo. Vabbè, 15 gradi. Un pochettino verso la destra, un pochettino così tipo. Vuoi che vado verso destra, ok? Sì, sì, un pochettino verso. Vabbè, 11 gradi va bene perché c'è sole. Finché siamo sui 10 gradi non moriamo. Da quando scende sotto i 10. Ma tu hai detto che ti ha acceso un pesce, però non è. Una balena, fra, nemmeno un'orca, pure le balene attaccano. Infatti one shot, è impossibile uccidere. Sì, ma mo facciamo un po' pulizia di pesci, ne parliamo a comune. Sì, di pulizia di pesci è impossibile, fra. Che le frecce sott'acqua non vanno. Io che sono marinaio. C'è l'arco che fa Nati. L'arco di Nettuno. Quello attacca sott'acqua. Lo so. Cipi cipi ciapa ciapa ciupu ciupu cicchi cicchi giuro 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 giuro. Boh, fra, non credo che l'abbiano portato indietro, no? Secondo me qualcuno ti ha salvato la roba, dai. Chiedi a chi sarà con te. Era Ciubecca e basta, ma è morta pure. Ma lì ce ne sono. Ma quanti cazzo ne sono? Erano. Fraso, erano quattro. Era la loro spiaggia quella, eh? Lo so. Cipi cipi ciapa 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 ciapa. E vedi la nave c'è. Può essere perché ti ha salvato la roba. Ok, grazie. Io prego. Vado
Cipi cipi ciapa ciapa ciupo ciupo fatto. Comprate cibo per il mio negozio. Salve. Salve. Ciao. Io l'ho chiamata per avere il mio pagamento delle strade in anticipo. Giusto, sì. Cipi cipi ciapa ciapa ciupo ciupo. Allora, ecco qui. I soldi delle strade. Già pagato tasse poi? Sì. Ok, a posto. Meglio così, così lei è a posto. E oggi abbiamo tanto da fare, signorina, vedo. Un po' tutti stanno correndo. Signor Doge, mi dica. Io le vorrei parlare un attimo in privato. Mi dica. Venga, venga. Io mi ritrovo impossibilitato a compiere decentemente il mio lavoro di mercante del Nether. Che è successo? Allora, una persona non si fa vedere da un sacco di tempo. C'è lo schermo rotto. Mentre l'altra si rifiuta categoricamente di vendermi materiali. Sono appena passato a chiederle di vendermi dei materiali del Nether, mi ha detto non gliele vendo. E l'altro ragazzo, il problema è che si è rotto lo schermo per questo. E io mi trovo impossibilitato a compiere il mio lavoro. Lo so, ma non è colpa di Wolverine purtroppo, perché troppo gli si è rotto lo schermo, non so. Sì, io comunque voglio... Che è sto cosa? Ti ho toccato una roba e è venuta fuori. Dov'è lì? Io ho parlato con la signorina, parlato anche con la signorina Stella per capire se riceve sotto banco delle Blades Rod, perché io non ne ho più all'interno del negozio. Per il momento mi ha detto di no e gli ho detto che se sa che qualcuno vende Blades Rod sotto banco, così di farmelo sapere. Che io dentro il mio negozio non ne ho più, come non ne ho più il quarzo, quindi. Io il quarzo ce l'ho, quindi non ho problemi, c'ho un sacco di quarzo che ho preso. Però nel senso, ecco quello. Devi organizzarti con Wolverine, purtroppo. Devo organizzarmi con Wolverine, ma se Wolverine non si fa vedere da te... di nuovo, è schermo rotto. Ho capito, non è che posso farci molto. E gli ho chiesto a Yotto se poteva vendermi lui le cose e mi ha detto di no. Cioè, in che senso? E gli ho chiesto a Yotto se poteva vendermi lui le cose di Wolverine, dato che stavano alla fine. Ma devi vedere se ce l'ha lui. Sì, mi ha detto no. Mi ha detto. Boh, strano, perché. Boh, perché comunque sono due attività divise. Volevo farle capire questa cosa. Boh, veda lei un po' come fare. Se Wolverine poi non riesce a venire, non so come aiutarti. Poi io mi trovo impossibilitato a continuare a lavorare. Lo so. Mi dica, cosa è successo? Posso mica prendere la licenza. Licenza? Da minatore. Minatore? Ma solo la licenza o vuoi aprire l'attività? Cosa? Non ti sento bene. Cioè, vuole l'attività? Sicuro il minatore. Abbiamo 7.000. Non hanno molta vendita, però va bene. Cioè, alla fine ci sta. Che hai detto? Tra poco deve
Aspetta un attimo solo, dimmi un attimo. Sì. Quando poi non posso abbandonare, dicevo. No, l'ho visto in sì, teoricamente. Cioè, nel senso, ok. Però abbandono una miniera che apre, perché comunque per aprire una miniera devi pagare. Sì. Vabbè. Allora parla con Gilberto. Io 46. Ti aiuta lui. Io intanto vado un attimo a fare sono una cosa. Sono arrivata fino a 100 in mare. Esatto. Ah, eccolo, lui. Oranna, senti, dentro la cucina si muore di freddo, eh. Grazie, cazzo, cioè, c'è niente acceso, comunque vieni. Come non c'è niente acceso, tutto acceso invece. Vieni con me, aspetta. Vai scaldarti? Vale, dimmi. Io vado, dai. Ciao, signor Ferib. Non riscaldarmi in cucina. Puoi fare un favore, vai. Apri la macchina, si riconnetta. Ah, scogna. C'è scogna, ma inizia... Scifo, vieni con me. Infatti è venuto da lei a dire, ho perso tutto. Aspetta un attimo. Ecco come l'ha perso. Esatto, ora infatti sento caldo. Meglio così. Vado a scoprire anche in estate. Venghi. Io sono fortunata in estate perché lavorando vicino al mare, lo sai che sono in acqua, ecco, e ho risolto tutti i problemi. Venghi. Che dovevo fare? Che mi devi... No, devo un attimo prendere le chiavi del negozio. Dove prendere le chiavi del negozio? Qualcuno sta morendo di freddo. Mi riscaldi! Addio! C'è piatto qua a terra sempre. Io boh. Cioè, qualcuno sta morendo e mi guarda. Cazzo devo fare, come ti aiuto? Sì. Ma dobbiamo accendere i fornelli qua sotto. Mi dai, mi riscaldi. E vieni con me. Mi sto molto, se no. Vuoi scaldarti? Vieni qua. Se è semplice scaldarti. È Martina il cartografo, mi pare. Salve, ecco la stufa. Ecco qui c'è la stufa. Ok, possiamo andare. Qualcuno ha visto Martina? No. E ho un secchio per lei. De cosa? Dov'è? Se, no? È un perdiamo tempo, signorina. Ah, sì. Comunque non so quanto rimango. Dai, sicuro che qua mi scaldano. Ok. Cosa qui? Cosa accesi quasi? Che fuori? Allora, intanto qua c'è la merce. Dopo. Ok, ora per riscaldarci pensiamo un attimo. Vedi che se la fai bella caldo il posto poi ci viene più gente. Lo so. Allora, intanto la merce ti metto qualcosa qua nel negozietto. Ok. Comunque ci sono 11 gradi qua, non si muore di freddo. Va bene. No, non muori. So. 11 gradi. Salve. So come se tieni la chiave e non ma perdere, mi raccomando. Dove anzi, te la lascio aperto, dai. Chi? Io ti abbiamo parlato di fiducia. Non c'è in vacanza, adesso c'è il Master Shifu che lavora. Maestro okay. Shifu. Buonasera. Ah sì, quanto costa? Mi è venuta buonasera. Fame nella vita reale anche. Vado a prendere i soldi e te la compro. Può dare la specialità della casa. Ora qual è la specialità della casa? Riso fritto. Riso fritto, benissimo. Sta scritto, basta che esci. Venga, riso fritto, e quanto costa? 10. Mi dia 10? A me fai una cosa, dai. Grazie. Fammi un hamburger, dai. Hamburger, come vuoi l'hamburger? Ma hamburger. C'è solo un tipo di hamburger. Scrivi hamburger. No, di canguro, panino con hamburger, ok?
Hai visto quel piatto com'è forte? Adesso un po' per di più pure, guarda. No, no, no. Perché? È mortale. Perché? Hai visto se è mortale? Vai, vai, mi picchia ancora, mi piace. Mi piace. Ha pagato il tizio. A te sembra che quasi ruba. Eh certo. Prego, non entrate, io qua starei lavorando. Infatti non si entra. Oh, venite a mangiare da kebab Baros. Io sto cercando la signora che mi fa il dove sull'attività. Cibi. Ma fai 3-10. È perché sta laggando. Cipi cipi ciappa ciappa pudi pudi dona na 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 na. Oh 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 oh. Vuole sentire una cosa? Comunque lo sai, ho comprato dall'altro negozio. Vuoi sentire una cosa? Come? E tu non c'hai un cazzo. Non c'hai pomodori, non c'hai hash ball, non c'hai niente. Vuoi sentire una cosa? Fammi sentire. Ho comprato le carote da te. Da fessi mamma te. Dire i prezzi. Signore, che non ho capito, lei prima chiede a mangiare e poi se ne va. No, è stato qua fuori, mamma mia. Mi dia. E aspetta, devo andare a prendere i soldi. Può dire i prezzi che ha messo per i pomodori e le altre cose. Lascia, devo prendere i miei soldi. Prendo il termometro. Ah, se vuoi... Ah, no. Cipi, cipi, ciao, ciao. Ma che carino, ti diverti, era bello. Ragazzi, volete un bel un kebab? Volete un bel kebab? Ah, bene, bene. E niente, lo prendo come no. Ma no, 12 gradi. Cipi cipi ciapa ciapa pupu tu 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 tu. Oh, eccomi qua, scusami. Oh, ben vieni forte, ben vieni forte. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai, almeno un colpo. Ok, basta. Ah! No! Dio maiale, se uno ti dice basta, c'è un motivo, no? Ma questa è casa tua? Bellissima. Fammi vedere cosa mi manca prima che te sparo. No, te potrei sparare no. In questo momento. Io no. Dovreste picchiarmi, aspetta che mi tolgo l'armatura. Sei fortunato, c'è tutto. Quindi non te sparo. Ora, per colpa non posso mangiare il panino. Ho perso così tutta la vita. Ok, ci sono. Sì. Cibi, cibi, ciapa, ciapa, ciuti, 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 no, 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 no. Vai, va, sì. Mi piace, mi piace. Ecco, sì, perfetto. Aspetta, da prendere chiami, sto diventando le chiami. Troppo gentile. Ah, ti porta gente a mangiare anche kebab. Noi stiamo mangiando da Daniel, ci ha offerto una bistecca. Boh, vengo a spaccare i denti a Daniel. A casa di Daniel, praticamente l'ha comprato il conto di Book of Thor. Sì, ma vieni a mangiare più. Mi stai facendo venire la fame. Vado a prendermi qualcosa per fare merenda. Bene, vieni a mangiare un bel kebab, vieni. Mando. C'è il maestro Shifu. Signorina, vieni a mangiare un bel kebab, vieni. Eh sì. Un attimo, devo consigliare una. Vai, vai, l'aspettiamo al negozio. Io sì. Io sì. Cipi cipi giaba giaba.
tutte le voci. Hai visto? Pensa che stiamo adesso schiattando e siamo ancora autunno. Salve Maestro Shifu, guarda che sono portato, guarda. Abbastanza, dai, la stanchezza si fa sentire in questa città. Ti dice che sto loggando, altrimenti riavvio il modem. Ti dico subito Martina. No, adesso è l'unica volta che non dice che stai laggando di connessione. Ma cosa ha ordinato il tipo? Nulla. Sto aspettando. Oh, vuoi ordinare? Mal di pancia. Ok, mal di pancia. È un bel cava, kebab portato, dai. Dai, dai. Dai, ci sta. Oggi è una giornata molto, molto bella. Non dai qualche notifica se ne... No, Freio da... Duge o Freio? Doge. Duge, no, Freio, Doge. Vai, due kebab allora, signorina. Due? Benissimo. C'è sempre spazio nello stomaco per noi. Ovvio, ovvio, gli uomini mangiano bene, dice la verità. Nossa, nena, fammi da vita reale, chi t'ha morto. Magari ma stasera se ordiniamo. Kebab? Un bel kebab. Così lo mangiamo anche nella vita reale. Calogero! Non so Martina, te lo dico, non è per connessione, te lo confermo, questa volta è vero. Un kebab sono 5 monete, sì, 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 5 monete. Ciao signor. Ciao signora Stella, come va? Come va il negozio? Come signora Stella, ti dico una cosa, ti avviso. Le armature delle mod, dillo ai giocatori, quando ti chiedono per le armature delle mod, digli che non si può fare. Si leva quel potenziamento, capito? Il potenziamento, quello là che riscalda le armature, digli che lo puoi fare solo sulle armature vanilla. Perché su quelle delle mod non funziona, si leva, capito? Ok, ok. Scusami. Ah, scusami. Buonasera, che vuoi? Ah, smetti di chiamarmi così. Mi dai una bella mazzata in fronte. Allora è lui? Vai. No, qua visto. Basta. Aia, aia, mi sparo, aia. E ti togli l'armatura, se no te la rompo. Ah, torno subito. Vai, vai. In petto, vai. Ah, posso, ecco qua, un kebab per me. Buon appetito. Ora... Ah, buono. Buono sto kebab. È pieno di cipolla, però, mannaggia, mamma mia. Un po' meno la prossima volta. Ma mi puzza l'aria dopo, i miei poliziotti li faccio cadere tutti poi. Beh dai, a parte faccio una cosa, venga qua signor Ben, rimango io alzato, se siete da qui parliamo, facciamo una chiacchierata, dovevo un po' parlare, da un po' che non ci sentivamo noi in generale. Comunque... Ci sentiamo sempre. No, no, dico la signorina Stella, ultimamente abbiamo avuto un po' di lavoro tutti, non ci siamo sentiti in questi giorni. Beh, signorina Stella, comunque cosa ne pensa? Come sta andando le attività? Eh? Sta guadagnando? Ah, meno male, dai, meno male. Beh, che dire, comunque, hai visto il signor Maestro Shifu lavora qui? È un bravo ragazzo, un bravo signore, Maestro Shifu. Vive a Blackwater, però. Qualcuno nero da cambiarmi, una moneta? Io no. È quella che si... Aspettate. Grazie. Ah, signor Maestro Shifu? Sì. Morto. Ma quindi lei perché non pensa di aprirsi un bel ristorante suo? Che costa? Ah, quindi lei vuole lavorare, diciamo... No, non c'è soldi, è diverso. Ah, ok. Come, non c'è soldi? Ma lui è povero, ovvio, però povero. Dai, non c'è il reddito di cittadinanza, so. No, c'è il reddito di Minecraft. Ma come, E perché non ne so niente, Ho mandato a parlare con il tesoriere, va? Vada. Ma lei adesso... Vado a fare... Lei sta lavorando adesso, non può prendere di Minecraft. Vabbè, andiamo in modo diverso. Ha ragione. Ah, sì.
magari è di Napoli, che ne sai? C'è un lavoro per me che ha detto. Beh, certo, scusami. Non ho capito. Vabbè, intanto ho chiuso. Niente, non è andata a prendere il reddito di Minecraft. No, no, Andrei, sinceramente. Eh? Lavora? Niente. Lo sai tu, ma andiamo da Maestro Scivo, aspetta, andiamo. Comunque, visto quanta gente siamo, signorina Stella? Oggi abbiamo avuto il picco 21. Stasera siamo di più. Ciao Martina. Oh, hai preso? Oi. Comunque, dammi i soldi. Ecco. Che ti pago pure giù una parte, dai. Ma te, amore, venaria. E questa che c'è la rossa sta succedendo con la paga. Tieni. Allora, ok, tieni la paga. Io ora mi sa che pure la paga. Va bene, ma stasera vieni a casa? Non lo so, mi sto un po' male. Senti, c'ho la voce un po' nasale. Sì, ho visto. Boh, vieni, ma comunque apriti il ristorante, scusa, se ti piace. Comunque a me è un kebabaro di merda. Sai che puoi lavorare con Calogero? Calogero mo apre il ristorante suo, è grosso. E il suo non è un piccolino. Cioè, questo comunque è piccolo, però ogni tanto. Boh, vabbè. Dopo. A dopo, dai. Fammi vedere dov'è Calogero. Io devo trovare un posto dove stare Africa, perché ho paura che se rimango fuori muoio. Vabbè, vai, io vado. Ciao, Calogero. 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 Vieni un attimo con me in privato. Ah, sono terra. Che cazzo ha detto niente? Vieni un attimo. Ah, oh, senti, stasera è il compleanno di mia moglie, riusciamo a fare un tavolo stasera? Io è da due settimane che aspetto la sigla Ciubecca per fare gli interni, ho chiesto a Luca ora, sto aspettando che finisce di fare... Ok, vabbè, c'è tempo, tranquillo, per stasera verso... Che ora vai, stacchi tu stasera? Non penso che stacchi presto, dai, cazzo, sono le vacanze. Oh, non lo so, vabbè. C'è Jumper, il maestro Shibu, scusami, che in caso potrebbe lavorare con te stasera, vabbè. Forse. Che ti aiuta. Vabbè. Puoi assumere, no? Visto che Giovi ormai è morto. Non lo so. Va bene. Però da chiedere a Luke come messo. Sì, se riesce a fatti gli interni, questa sera 10:30? Sì. Va bene. Ora ne parlo con John. Oh, Doge! Aspetta. Ah, controllo se muoio di caldo. Cioè, ti avviso. Ah, ok, perfetto. Grazie. Dimmi, scusami. Dimmi se. Dovrei un attimo andare. Potrei. Ok, che dovrei andare per me, se sei sicuro. Cosa? Io un attimo andrei ora a vedere come va messa la situazione al fronte contro i barbari. Perché hanno detto i miei vassalli che i barbari stanno organizzando. Vado a vedere un po' la situazione, capito? Ok, anche se 29 ritornano i barbari, però. Dimmi. Se devi ordinare i kebab, però. Alle 7, no? Ok. Vale, scusa, appunto, no? Vai a controllare. Poi dal metallo si può fare Dintouch. Quindi a posto, ha fatto tutto lui, no? Sì. Ok, a posto, era solo per chiedere, essere sicuro. Ha scritto sul quaderno, avete fatto tutto? Sì. Ok, va bene. Non posso ancora vendere perché non ho ancora comprato il negozio, hai preso solo la miniera? Sì. Ah, ok, va bene, dai. Era solo per essere sicuro che era tutto ok, va bene. Perfetto. Ciao, ciao. Ho sbagliato. Oh, qua si sta caldo. Dov'è Ciubecca? Minchia, che freddo che fa. Aspetta, mi prende tutti i soldi in giro. Ah, signor Ben, hai visto per caso la signorina Ciubecca? Comunque oggi 21 player, Lo sai stasera ci saranno ancora di più? No, ce l'ho sbagliato il negozio. Sì, ma hai capito cosa ho detto? Se sai dove Ciubecca? No, no, come hai sbagliato il negozio? Qua, Ah, te ne servono altre?
Sì, mi metti altri 5-6. Se ti levi dalle palline prendi soldi. Ah, ok. Ok, grazie. Allora. Vabbè, ce l'hai per ora. Non è che ti servono proprio ora ora. Ne ho 5, sì, sì, voglio dire. Ok. Dai, dammi un po' di spunto per qualcosa, sinceramente. Devo comprare la carta, i colori. Ah, devo comprare i coloranti da te. Vabbè, andiamo, facciamo la stessa strada. Intanto cerco anche Chewbacca per parlargli un attimo della ristrutturazione di quella casa. Questo è cat calling. Ma perché stanno dentro la zecca? Chi sta dentro la zecca? Fa freddo! Oh, ci sono 2 gradi. Salve, fa freddino, vero ragazzi? Brrr. Sì. A me mi sono messo il termometro, spero che qualcuno mi compri. Molto più caldo, io. Non metterti troppo sopra che ti inizia a bruciare. Non importa. Vabbè, comunque. Ah, sì. Doge. Aspetta, no, mi sento. E chi Doge? Aspetta. Che cazzo devo fare? Ah. Ah, ma c'è uno scheletro qua dentro. Oh! Ma che cazzo? Ma che c'è da qui dentro questo? Ma che cazzo? Volessi sapere tu? No, c'è dentro qua. Aspetta, devo comprare i colori. Qua c'è luce, mannaggia. Quindi va bene qualsiasi. Ma che bello! Ma Lio che bravissimo, cazzo. Cazzo sei bravo Lio a costruire. Oh, tuo fratello è bravissimo, bro. Lo so. Veramente bravo, fa dei design veramente belli. Ma comune tutto a posto, quindi tutti hanno pagato le tasse. Perché oggi si paga solo una volta e non due. Non conta non due sessioni. Ah ok, in caso se ci sono problemi, qualsiasi cosa avvisate, tranquilli. Comunque alla fine adesso, ciao Luke, ti posso dire una cosa? Bravissimo, sì. Comunque complimenti. Veramente bello quello che hai fatto. Non mi viene, c'ha la testa del delfino, però dai. Vabbè no, è bello, dai. Comunque alla fine come va? Vi piace il server? State divertendo? Dai, meno male. Ora oggi c'è stato anche il pienone, stasera verranno anche altri nuovi player, quindi. Sa che dovrò abbandonare un po' prima. Vabbè, tranquillo, tranquillo. Se avete da fare, cioè, non è che. Però dico, nel senso, è sempre aperto fino a luna. Anche io, quando c'è uno stacco la live un'ora, mi assento anche un'ora. Boh, comunque, raga. A posto, mi fa piacere che vi state divertendo. Mi fa tanto piacere. Ah, tranquillo. Ah, se vuoi portare anche degli amici tuoi, portali, tranquillo, Se hai qualcuno che vuoi portare. Sì, fa troppo freddo. Se volete scaldarvi, venite qua. Ah, ecco, c'è cavolo lei, signorina. Allora, voglio farle, cioè un ministro delle infrastrutture ha deciso di fare una ristrutturazione di un edificio, non volevamo batterlo e volevo portarla all'edificio in cui stiamo parlando. Ok, ora le faccio vedere. Intanto ci scaldiamo un po'. No, ma sono caldo io se vuole. Ok, andiamo dai. Ah, il termometro adesso? Perfetto, sì. Comunque il calendario dovete chiederlo a Cibi, lo fa lei. Che vi dice a che giorno siamo. Adesso, tra poco arriva l'inverno, Adesso siamo a fine autunno, penso. Ora arriverà il vero freddo. Allora, l'edificio è di qua, mi segue. Lo faccio vedere. Allora. Io ci dovrei chiedere un po' di cose. Ah, io mi sono prenotato, Ho prenotato l'edificio nel suo libro, quindi è prenotato. Okay. La struttura è questa, ho scritto chiedere al comune, ma la faccio già vedere. È questa casetta. Ah, ok. Ok, questa casetta mi deve fare un piccolo piacere, che le faccio già vedere.
gentilmente di, vedi questi due, almeno questi due blocchi, di distaccarlo, ok? E qua togliere sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gentilmente Oh, di togliere due signor, cubi faccio anche lo qui. strappo. Quindi proprio spostare l'edificio di due cubi, sia da questo lato qua, qua togliere uno, un piano, togliere uno, ok? Cioè questo qua eliminarlo proprio, una striscia, rimpicciolire la casa praticamente. Qua invece spostarlo due a destra e uno avanti, ok? Perché l'edificio occupa troppo spazio. Se poi pensa che sia meglio anche spostarlo un altro pochino, va bene. Cioè lei letteralmente abbatte l'edificio e ricostruisce un'altra casa a suo piacimento. Una casa carina, uno stile carino. Il comune le paga l'edificio e la casa verrà messa in vendita. Quindi anche gli interni deve fare la caldaia perché dobbiamo rivenderlo, ok? Perfetto. Va bene, tutto il resto, tutti i materiali che lei distrugge questa casa se li può prendere. Beh, quello è la, diciamo, la mia base delle regole, cioè c'è scritto proprio Ah, tieni questo è nei tuo. miei cartelli, tutti i materiali me li tengo. Eh beh, certo. Quindi. La casa, ripeto, mi faccia sapere. Una casa carina, uno stile carino, medievale. Magari vedi queste qua come sono belline queste strutture in fianco. Sì, infatti. Ok, perfetto. La ringrazio allora. Intanto quando ha Grazie. tempo fa questo. Il vecchio negozio, no, se lo vuoi è in vendita. C'è già il prezzo. Quando lo vuoi comprare, vieni e te lo vendiamo. Allora, questo arco non mi serve. Questa monnezza, butta. Orange Una casetta. Che è successo? Esattamente quello che stavo vendendo. Allora, queste qua saltano 3-4 blocchi, saltano. Come saltano 3-4 blocchi? Saltano 3-4 blocchi. Mo aspetta. Hai Porco! visto? Il prossimo Aspetta, facciamo una cosa, anno. aspetta. Perché fra ci serve, stiamo iniziando a finire. No, 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 aspetta. Dammi solo le uova, sistemiamo un attimo e Ah, disatto ok. le model. Uova, capra. Ma che salto che ha Sì, infatti fatto? conviene fare tipo un tetto qua a sto punto. Ma vediamo che È vero, mettiamo no, è vero, all'inizio. basta che metti così e metti un tetto corto. E non possono uscire, scusami. Magari giusto un altro più alto. Comunque hai fatto un sacco di cose. Ricorda di registrare al comune, poi, non dimenticarti. Ma Master Tiranno cosa ha fatto all'altra stalla adesso? O solo questo No, per ora? l'altra stanza non lo so se la faccio. Perché per ora nessuno me li sta prendendo No, ma è inutile farla in mano. adesso. Aspetta un altro po', fra. Fidati. Per ora è meglio se ti concentri su questo. Signor Gilberto, come va? Ah, guarda, Si lavora? dico subito che adesso farò questa roba qui di cambio moneta post-acco. Sì, va bene, immaginavo che alla fine siete tutto sotto giornata qua sotto. Meno male che abbiamo finalmente due tesorieri. Meno male che abbiamo due tesorieri. Tutto a posto, slime, servono risorse, tutto ok, No, tutto no, ok. poi è tutto ok. Ok, perfetto. Ah, noi abbiamo oro. Io Ok. ho oro in vendita nel mio negozio. Vuoi rivendere il tuo negozio? No, io ho oro in vendita nel mio negozio. Vabbè, io gliel'ho detto perché so che serviva tanto a loro. Penso che se l'è comprato perché mi ha detto che andava a comprare, non so se è stato comprato. Io allora vado a continuare il lavoro, aspetta. Va bene.
Sto facendo i quadri nuovi. Cosa? Ma il signor Yotto ha mandato, cioè è andato con la signorina Ciubecca in cielo? Questo lo sa? Eh? Il signor Yotto ha portato la signorina Ciubecca. È abilito lui a farlo, è un capitano dell'esercito aeronautico, può farlo. Un attimo solo, sto facendo shopping per te. Allora, Scogna, non so se mi senti, puoi chiedere a Martina quando è che metti i calendari in caso, perché secondo me potrebbero, la gente lo compra, è utile. Oh, vale. Dimmi. Senti, mi serve della quercia scura, ma è finita da Turi. Ma Turi non c'è? Vale, ti do i soldi. No, non c'è. Come no? No, non c'è. Ah, ok, aspetta un attimo. Dammi due sacchi. Quercia scura. No, no, vabbè, lascia stare, non fa niente. Quanti stack? Due, vabbè. Qua è un problema suo. Madonna santa. Butta sta freccia, ti dico. Grazie. Devo iniziare a usare anche il cavallo per spostarmi. Ma quegli scheletri mettono l'armatura? No. Allora poi penso che mi compro un cavallo. Cerca di farle accoppiare e fammi un bel cavallo. Ok, fammi fare i quadri. Guarda, vale. Questo mi serve. Me lo puoi fare anche a me? Me lo prenoto. Me lo puoi prenotare intanto? Allora, posso darti al momento due pezzi se vuoi, quelli che ho addosso. Ok, quanto mi costano? La pelle l'ho potuto fare. Quanto mi costano? Che ti pago pure, ce l'ho già adesso. Grazie, signorina. Facciamo 60. Devi sapere lei quanto paga. Perché 60, perché per i costumi li faccio pagare 30 monete. Grazie mille. Oh, finalmente qualcosa. Grazie di caldo. Grazie. Appena possibile. E detto ai ragazzi, no, ricorda di dirgli sempre il fatto del vanilla. Sì, infatti l'ho detto anche. Hai fatto bene. È stato Carlo. Perché non lo sapevamo per questo. Ah, quindi nemmeno con quello della capra funziona. Sì, funziona sia con quello che la capra e l'altra. È solo che la mod. Nel senso, si toglie. Sì, si toglie, sì. Perché l'armatura. Sono le armature della mod Knight che non va bene. Ok, capito? Allora scrivo lei, faccia prima. Vabbè, no, quando arriva un negozio glielo dici. Dici, guarda, però serve l'armatura vanilla. E lo spieghi. Okay, ah, Calogero, cercavo te. Allora, Jumper ha detto che c'è stasera, ok? Per il ristorante. Mi raccomando, leggi cosa ti scrivo in messaggio privato, ok? Io lavo dei piatti. Così per domani è tutto pulito. Aspetta un attimo.
Va bene? Cioè leggilo e rispondimi o in privato o fai così con la testa. Ok. Lo prendo come ero senza logico. Sto facendo fare gli interni e devo ancora mettere pentole e pentoli, queste cose per cucinare. Ah, basta, vai da Fabbro, te li fa lui. Okay. Basta che vai da lui, se. Vado da qua un attimo dal tesoriere. Dimmi tutto, tesoriere, come va? Abbiamo finito anche la cassa qua. Che senso abbiamo finito la cassa? Guarda. Aspetta, ora le vado a comprare, aspetta un attimo. Non mi serve adesso urgentemente, però per la prossima volta ce l'ho bisogno. Vabbè, la compro direttamente a sto punto. Ok, ho fatto i quadri che mi servivano e ne ho fatti pure pochi, penso. Pensate. Ora ci penso io. Ci penso tutto io. Vado subito a comprarla a sto punto. Hai lasciato la cassa aperta? No. Ma la apri, ce l'hai la chiave portata di mano? Per cosa? È la cassa prima che prende soldi per comprare. Grazie, prendo i soldi e ti porto le casse. Prendo 3 stack, caso me ne compro di più. Arrivo subito. Anzi, se no... No, non la netherite è difficile da trovare, niente. Vabbè, prendo un'altra cassa buona. Che bellino questo vestitino, signorina. Ah, io sto bello caldo caldo, mamma mia, grazie, mi hai salvato la vita. Oggi si lavora un casino. Comunque raga, io alle 8 fino alle 21 stacco. A proposito, devo ordinare kebab. Ciao. 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 Comunque stai producendo il più possibile. Perché intanto che fai interni produci, capito? Perché la canna da zucchero a breve ci riserve a comune. Vabbè, aspetto al Fabbro, non so. Fabbro serve anche a me, infatti sono venuto per shoppare. Lo so raga, oggi c'è tanto lavoro, stiamo un po' impazzendo tutti. No, non ci sono quelle. Cazzo, prendo questa dai. Lucchetto. Ok. Penso dovrebbe essere ok. A posto. Dove andare di qua? No, non mi serve la netherite, mi serve la cassa potenziata. Volevo potenziare quella di ferro direttamente a netherite. Serve Daniel, non c'è adesso. Comunque Nadia, guarda, mi sono fatto fare la pelliccia da... la signorina. Pelliccia per il freddo. Fatelo, poi muovo arriva l'inverno, pesante. Ma sulla mia armatura? No, no, proprio il vestito. Vestito proprio. E ce l'ha già pronti, secondo te? Non lo so, sinceramente. Eccomi qua. Allora, ho comprato una cassa nuova. Una cassa? Per un momento pensavo che ero crashato. Ho detto, ma che sono crashato? Eccola qui, signor tesoriere. Soldi li metto qua dentro. Mi serve la chiave. L'aggiungo alla chiave. Sì. A posto. Ora ti do la pompa. Ok, fai tu? Sono a posto. Questi sono i miei soldi. E vado a posare i quadri fatti. Anzi, vado a comprare altre carte e ne faccio altre. Nati, ordino un attimo il kebab e poi... aspetta, mi fermo, metto mutato. Ok. Sì, ora ordino. Kebabaro. Pordenone. Buonissimo. Dov'è il telefono? Luke, che c'è? Hai fame? Sì, ho sbagliato io, ora gli do da mangiare. Lo mangi anche tu? Devo mutare anche il live.
Scusatemi, eccomi. Scusami, bro, stavo ordinando da mangiare. Cosa stavamo dicendo? Scusami. Niente. Pensavo che ti servivo qualcosa. Di base il primo livello che funziona, quindi gli altri no. Vale, la mia armatura è quella base? Quella che mi ha regalato stile signore perché ero un livello. No, quella non va bene. Ah no. Allora, Calogero, venga un attimo con me, se puoi. L'armatura niente. Se riesco, può venire, no? Come stanno andando gli interni? Sta facendo? Sta facendo alla fine gli interni? Sì, sì. Il problema è la cucina, che manca il fabbro. Come manca? Sì, è un'altra città. No, no, infatti. Ma non c'è proprio la... Ah, è un attac... Ah, ok, deve avere un po' di pazienza, allora. Cioè, allora, ti posso dire solo una cosa? Forzami tanto quello, so che magari, ma questo devi farne tanto, te lo dico. Ho chiesto di farvi la farlo automatica. No, non è che no, ci vuole tempo. Non è facile. Comunque sento eco dal tuo microfono. No, non è il microfono. Ah, ok. No, vabbè, comunque te lo dico, ci vuole tempo per questo. Non è facile, un tocco di dita. È complesso farlo. Vieni, vieni. Vabbè, più che altro, ok, ora siete tutti e due contadini, quindi li compro tutti e due. Però te lo dico, serve perché produciamo di tutto e di più ormai. Io farò una pausa perché tra poco vado a mangiare. Alle 7:30, sì, anche noi, anche io. 7:30 fino a 8:30 faccio pausa anche io. Quindi, vabbè, quando torniamo poi le partite. Sì, vabbè, normale, ci sta, dovete mangiare. Grazie mille. Fa freddo, lo so, per un attimo qua, compro e scappiamo. Ah, aspetta, guarda, ti regalo un biscotto. Oh, ha finito la carta. Cazzo. Amen. A posto, io vado. Mi sto più, sarò 90. Cosa vuoi? Sarò 90, dico. Ma vuoi 90? Ma lo vedo. Però 94 di congelamento. Oh no, vieni, corri, veloce, se no muori. Corri, 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 corri. Corri, cazzo. Vieni qua dentro. Vieni, vieni, vieni. C'hai un po' di legno? Vieni qua, rubo da qua, vieni, vieni. Vai, vai, vai. Vieni, mettiti qua vicino. Vabbè, grazie. Non va. 98. Oh, mamma, ricancellare. Come voglio ricancellare? Ma vedi che Turi già ha messo la stufa nella tua casa? Sì, sì, ho visto. Ah, ok. Quindi se basta che accendi quella in caso. Boh, niente, a posto. Stiamo ricongelando, oddio. Corri, Fra, corri. Non so quanto hai recuperato. Muoviti, alza il culo. Andiamo al comune, che perché c'è sotto la macchina che riscalda. Vale, io stacco adesso, che cosa... Vai, vai, tranquilla, tranquilla, Nadia. Io già ti ho lavato già. Vieni qua, qua siamo caldo, ok. Vado a... tu siete riscaldati, io vado un attimo al mio negozio, subito arrivo. Madonna, che cazzo di freddo che stai iniziando a fare. Devo posare questo, i soldi. Me li poso dopo. E niente, che stiamo dicendo? Devo shoppare appunto la canna. Comunque, se vuoi aumentare la produzione di canna, per ora non puoi fare le ossa? No, le ossa non sulla canna. Ah, ok, come questo. Io comunque sto per fare la struttura, vale. Vai, vai, tranquillo, scogna. Ok, io... Ah, andiamo al negozio dei vestiti, vieni. Forse a... Comunque servono i vestiti che riscaldano. Ma che, perché questi escono e entrano? Ah, sono loro che escono e entrano. Okay. Non sa che stava succedendo.
Ah, vabbè. Voilà. Perfetto. Scaldati, andiamo. Ok. Eccomi, signorina. Ma, male, ma che fai la scintilla? Sì, è certo. Cosa? È una nuova pozione? Oh, resistenza a freddo. Gesù Cristo. Ma l'ho scoperta adesso, per caso. Ma io te l'ho detto. Potrei andare a pozione di resistenza al... Beh, però non avevo capito come si poteva. Allora, vieni qua, vieni. Vieni, ti do questi soldi, questo. Ok. Ok, ho resistenza per 4 minuti. Ti ho pagato. Non la... Io l'ho scoperta facendo quella missione. Signorina, allora io le consiglio una cosa. Vedi che lei ha tante pagine. Guarda, si guardi le ultime pagine, che ci sono altre pozioni nuove. Doge. Mi dica. Devo andare a cucinare. Vai, ci sentiamo più tardi allora. Fammi sapere poi a che punto è, va bene? Per il menù, fai la scelta tu, ok? Fai tu, mi fido di te. Menù? Ok. Ciao. A dopo. Ma è una cavolata fare la farm di canne da zucchero. Martina la sta facendo. Mica la fa lui. Bellissimo questo. Fantastico. Wow, faccelo cazzo. Adesso qua come bello. Cats Galaxy. Ah, ma te stai sbirciando, stai proprio divertendo, vedo. Bello pure questo. Ce ne sono altri fatto? Sì, qui mi sono vendendo qualcosa, ma sì, ha fatto questo qua dentro. No, c'è un po' da devo togliere. Qua ho fatto tempo. Wow, bello pure questo, cazzo. Sei fantastico. Ma il dipinto del nostro matrimonio? Ah? Il dipinto di noi che ci siamo sposati? E poi lo faccio fare, Nadia, che ho avuto tanto da fare. Ok, Fra, hai visto che ho comprato i coloranti? Io ho visto il rosso, che hai comprato. No, è viola. Ah, è viola, ok. Ma il marrone che cosa vogliamo fare qua? Lo stanno facendo? Tipo... Sì, sì, il cacao. Andiamo da Blackwater a vedere un attimo. Che sono libero adesso. Andiamo, dai. Che ora è giorno e ci sono le temperature giuste. Ora venga, un dono. Guarda quel dono. Fra, è fortissimo sto dono, prendilo dietro. La pozione antigelo. Ah, si alloga del cielo. Andiamo, veloce, andiamo, bro. Comunque manca poco per l'inverno, eh. Oh, ma noi stiamo congelando. Ma noi stiamo congelando adesso, ragazzi. Ma siamo a fine autunno. Ma arriva l'inverno. Porca troia. No, se per inverno mi sa che da casa non usciamo più. No, ma dobbiamo far installare le stufe. Per forza sei obbligato. Io non penso, ora metto anche una tipo al museo. Ma conviene. Andiamo, dai. Comunque, Carlo, io dalle 7:30, perché il kebab arriva verso 7:30. Io pure mi assento un'ora. Stacco la live, tanto scarico la clip e poi ritorno in live. Quindi per un'ora non ci sono. Però il server è aperto, cioè potete giocare, capi? Il server è aperto, oggi è aperto tutto il giorno, quindi potete continuare. Tanto ho pagato le tasse, avete fatto tutto. Io il mio, la maggior parte ho fatto. Vieni, dai. Vieni, signor Ben, vieni. Andiamo a vedere per il cacao. No, ti prego. Via. Comunque dobbiamo mettere un po' di specie qui, eh. Sono diventati pericolosi i pesci qui. E bisogna abbattere un paio di... Oh, attenzione, madonna, no, fratello, ci sciottamo. No, non l'ho toccato. No, frate, Dio di non sta arrivando. Vai sulla terraferma, vai sulla terraferma. Madonna, porco giù, hanno perso tutto.
Ah no, ma siamo più veloci noi. Fanculo. No, no, ci stanno succedendo, ma le veloci. No, no, siamo più veloci noi. La galea è più veloce. Scendi, 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 scendi. Vieni fra, sali. Va presto. Veloce. Ma per arrivare stavo. L'ho un po' confusa, tipo. Sono scesa e tipo mi ha. Sì, aspetta quella della Create, scogna. Sta aspettando quella. Fra, ti giuro, ormai navigare è diventato un trauma. La notte non si può navigare. I nati e Turi sono morti. Vabbè, no. Guarda, ho dovuto fare un campfire lì. Perché stavamo morendo, se non morivamo tutti e tre. E perdevamo tutto. Non si può navigare, ti giuro, d'inverno non si può navigare. È diventato veramente più difficile adesso muoversi, eh? È diventato molto realistico. Beh, fin troppo realistico, secondo me. No, vabbè, per esempio, guarda, adesso è giorno. Puoi andare. Vabbè, ma gli animali molli abbattiamo. Infatti alle 7:30. Ah, avevo scritto 7:30. Vabbè, poi magari spostiamo. Dobbiamo fare un'altra riunione e parliamo proprio degli abbattimenti degli animali. Vediamo di organizzare. Sì, ma come facciamo se poi tornano sempre? No, perché si accoppiano. L'Alex mobili animali si accoppiano da soli. Ah, e tra poco mi sa che non potremo più prendere la nave, mi sa. Visto che dobbiamo dobbiamo battere le capodoglio. E sono quelle troppe. Le orche comunque sono più trattenute. Ma ti dico, come vanno le tartarughe? Se c'è roba, prendila. Ma non ti sei portato i soldi, vero? Si sta facendo Nati la roba. Ci sono scudi? Sì. E prendili e lasciamoli a casa. Vabbè, sono poche. Che ne so come. Te accoppi le tartarughe, magari è meglio. Sono 5, prendi 4 anzi. No, sono 3. Ah, niente, 4 non è. Niente, non si accoppiano. Sì, comunque stanno facendo. Andiamo da Rakan, dai. Andiamo a parlare con lui. Sono andate. Ma Rakan. Ah, Rakan non c'è. Infatti non c'è come su. Sono andate a mangiare fra l'orario. Ah, stava a tirano. Allora, vediamo un po' se. No, non ce l'ha cazzo in vendita. Però ce l'ha, viene, lo sta facendo. Perché stavo apprezzando, mi sa. Vieni a vedere. Mi sta facendo qui sopra. Match, Santo Gesù. Sì, li ha messi gli alberi. Si coltivano qua sopra, capito? Su queste cose. È bello prima, no? Viene. Sì, mi serve un colore. Guarda qua, ce ne sono tutti. E mi serve il rosa. Porco Dio, non c'avevo il rosa. Ma devi vedere come si crafta il rosa. Cosa vediamo? Lo so. Ma però, cioè, devo espandere. Devo espandere un po' troppo. Puoi usare anche colorante bianco e rosso insieme. Fai il rosa. In caso. Sì, lo so. Tulipano rosa anche. Ok. Ok. In pratica in vendita non ce l'avevo per questo. Io l'ho fatto a parte. Ah, va bene, aspetta. Se chiamo il cavallo fa. Non viene. No! È certo che viene. Ma lo devi richiamare dall'altro lato. Andiamo, dai. Ha spassato i mari, montagne, le balene, tempeste. E poi viene un cavallo con un fish che stacca. Ah, sì. Ma ti sei fatto fare il termometro comunque? Termometro sento la culo? No. Oh, che belli! Guarda questi pesci! Sono scesi dall'acqua e volavano. Guarda. Ah, sì, sono pesci volanti, sono solo qui a Blackwater. Ci sono solo a Blackwater? Sì. Ma che figo! Si chiamano proprio flyfish, una cosa del genere. Guarda che carino! Sta qua, guarda, fra. Sei buggata. Pensa, alcuni di loro, quando saltano, escono dall'acqua sulla costa e muoiono perché gli manca l'acqua. Muoiono da sole. Ma è fighissimo questa cosa dei biomi. Cioè, capito che lo trovi solo in questo bioma, fra? È bello sta cosa. Cioè, nel senso che magari tu lo... Se vuoi... determinate cose le trovo solo qui.
È anche giusto così, credo. Ah, qua ce ne sono un casino, guarda, in quest'area. Abbiamo Fra, appena... c'è una balena, beh, ti prego. No, dobbiamo fare un po' di abbattimenti, poi... Il pesce volante, Fra, in pratica si chiama. Comunque lo sai che quando vai in oceano aperto le temperature abbassano, si abbassano. Eh sì, lo so. È il vento perché la nave si sta pur muovendo. Ma anche perché siamo... Che cazzo è quella roba? Che cazzo è quella roba volante? Oh, è Daniel. È Simon. Fra, attento! Attento a dire, porco di quanto è quella cosa. Vabbè, ma quelli non attaccano, solo se li attacchi tu. Le orche rompono i coglioni, si buttano addosso. Infatti ci sta No, i seguendo l'orca. capidogli si buttano addosso, le orche sono No, buone. no, le orche ti seguono. I capidoglio si buttano addosso solo se li attacchi. Capodoglio, se ci attacca è finita. Cioè, basta Amo. solo un movimento del Io capodoglio. sono Ah, stai riuscita. facendo tu? Sì, anche Grazie a me. lui ho mangiato. Comunque sono contento di aver portato i ragazzi nuovi nel server. Stasera penso arrivano gli altri due ragazzi nuovi. Ah, c'è Master Tiranna. I nuovi poliziotti. Ciao Ciao Master! maestro. Maestro, come va? Mi sa che è FK. No, no, eccomi. Come va? Hai finito di costruire poi? Tutto Sì, bene? ho fatto Sì. fare gli altri quadri, dai. Ah, ok, vai, vai. Per Mai... master, sì. Cioè, Ma per ti ha parte sì. pagato? Sì. Allora, Gli otto senti. mi ha commissionato una nuova forgia a Blackwater, però. Ah, vuoi che ti Quindi... porta Blackwater? Eh sì, stavo un Eh, attimo perché pensando. oltre quello devi fare la roba del comune. Te ridico le strutture perché è passato tempo. Te le rileggo. Su Blackwater devi fare i cartelli stradali. No, scusami, non i cartelli stradali. Investimenti per Blackwater, Illuminazione. stazione sceriffo. Ah no, cartelli stradali e luci. E anche le strade. Quelle nuove, come hai visto qua come sono fatte. Vieni a vedere, ti faccio vedere. Sì, ho visto. Hai visto come sono? Cioè a destra e a Sì. sinistra ci sono le scale e al centro la strada, capito? Sì. Ok, perfetto, andiamo, dai, ti accompagno io. Ah no, aspetta, sta facendo notte. Non possiamo, ci congeliamo. Dobbiamo aspettare il giorno. Intanto vieni, dai. Così ti inizio già a dare i soldi. Allora, come ho già detto agli altri costruttori, essendo che tu devi costruire tutte quelle strutture, ti pago ogni due sessione, ti pago delle monete, ok? Oh, scusa. Ma che cazzo? Ti è crashato? Si è bloccato Minecraft, scusami. È già arrivato il Sì, mi coso. sa di sì, aspetta. Pronto? Ok, arrivo, scendo, un minuto. Scendo io, sono Sì, prendi il vestito. 50 euro che ti ho dato 50. Scusami, master, che mi è laggato tantissimo il gioco. No, me ne sono accorti, infatti. Dimmi, signorina. Ho una domanda su quella casa là. Dimmi, dimmi. Sì, Ma dico. quella là, cioè il proprietario, è No, non esiste proprio... più. se n'è andato? Non esiste più. No, è Quindi le morto. casse, cioè, tipo, me le posso prendere e rubare tutto quello che c'è No, dentro. quelle no, vengono sequestrate dal comune. Vengono è totalmente Peccato. eliminate quelle. Mannaggia. Lo so, ma vengono proprio cancellate dal gioco. Per questo. Allora, master, ti dico, che stavo dicendo? Scusami, mi sono perso. Che mi avessi pagato ogni Ah, sì, ti do i due soldi, vieni. sessioni. Non è Allora, possibile. praticamente adesso già do due stack di monete. Quindi io ti do il pagamento, poi ci sarà un pagamento finale, ok? Però noi ti garantiamo praticamente per la costruzione due paga il pagamento fisso, capito? Ma perché non si fa anche la licenza da desi interior designer, visto che ora c'hai i soldi? Non ti conviene? Infatti, sì. Sai cosa ti conviene? Perché aspetta un attimo che devo pure scrivere un altro ragazzo, Cosa effettivamente. devo prendere?
50 euro. E scende. Aspetta un attimo, master, scusami. Ah, Yotto. Ah, sì, dimmi. Per i materiali, la vedo io, me li procuri tu. Lei come... cioè... Allora, pietra ne ho e di legno ne ho proprio. Quindi tutta la roba che riguarda il legno, se o me la devo comprare o me la procuri tu. Ah, quella roba dobbiamo farla a Blackwater della licenza, ok? Allora, sì, perché ti servono 200 monete, sì. Ok. Ah, gli devo dare i soldi, giusto? Uno. Master, ecco il primo pagamento. Allora, per la licenza devo fare il documento lì, però ti dico già di pagarla. Mi devi dare 100 e 100 sono 200. 200 Così, quindi. sì, prendi la licenza da interior designer, aumenti di ceto e in più, oltre questo, ti do un consiglio, il tuo negozio fai che sia tutti e due negozi insieme. Quindi al posto di pagare la tassa 25, paghi 50, ma hai un solo negozio. È come averne due, ma ne hai tutto su uno, senza che te lo costruisci un altro, capito? Dodge, Non ma dove so posso se hai comprare un capito. calendario? Da Martina a cartiere. Capito, Eh, scusi, gli devi, prendi. se no gli vendi le bussole. Capito? Sto No, un ok, a attimo posto. apparando i soldi. Vai, vai, tranquillo. Aspetta, scogna, che devo andare a mangiare adesso. Dopo sicuramente. Spostami. Ok, ci sono Dove può master, essere scusami un qui? attimo. Allora, 64, 64, sono 100, 180, ok, a posto, ci troviamo. Allora, una cosa. Devo venire a Blackwater con te per registrare i documenti, giustamente, te li devo registrare. A posto, adesso lo scrivo qua un attimo. Non mi dire nulla. Lei è un costruttore più. Allora, lei ufficialmente adesso è un cittadino. Quindi auguri per questa cosa. Intanto, è diventato di ceto cittadino. E auguri per la sua apertura della nuova attività. Ok. Ne sono tre in realtà. Pensa un po'. Siamo già arrivati a tre. Ok, a posto. Adesso possiamo. Tanto è notte, quindi non potevamo partire. Abbiamo fatto. Già hai pagato. Ti devo solo segnare i tuoi documenti ufficiali. Così nessuno può contestare la tua ufficialità dell'attività. Ok? Io ti accompagno. Dai, andiamo. Simon, tu puoi portare una persona sul tuo aereo? Sì, Sì, oggi domani l'ho visto mattina. volare con una persona. Puoi portare Master Tiranno a villaggio? Ah no, no, devo Ma... venire anche io, no, devo venire anche io, devo firmare i documenti, giusto? Andiamo, andiamo. Ok, Master Tiranno, mo quando andiamo lì, tu ce l'hai il libro comprato per scrivere i tuoi lavori? Sì. Già ce l'hai, ok, a posto. Ti sei segnato queste cose, lo dobbiamo segnare appena arriviamo lì. Che vuol dire sì? È Aspetta, non mi ricordo se ce l'ho in realtà. quello che mi preoccupa. Salve. Salve. Sicuro che ce l'hai? Mi sa di no in realtà. Allora vieni a comprarlo prima di partire. Scogna. Scogna, scusami, me lo fai vedere dopo perché adesso faccio a lui Sì, l'aiuto ma e ho ancora una fine poi. Ah, documento. ok, pensavo ci voleva. Pensavo avessi. Voglio cosa mi sono dimenticato qua. Tra le tante cose che posso essermi dimenticato.
10.000 cose, figurati tu, anche io mi sto dimenticando 10.000 cose. No, no, mi sono dimenticato proprio la cosa fondamentale. Il negozio. Intanto vieni. Allora, per il libro lo compri qua, signorino. Devi comprare quello con la penna, sì. Ci servono soldi, ce li hai? Ok, possiamo andare, dai, intanto. Prima di partire con la nave ci scaldiamo un attimo dal fabbro e corriamo come mai abbiamo corso. Raga, ma ora è quasi inverno, proprio realmente. Oh, mamma mia. Mancano 2 giorni. Che vuol dire la freccia? Quale freccia? Qual è il tuo e qual è il mio? Ok, penso che significa completo la cappa. Andiamo, andiamo. Allora, Master, che stavo dicendo? Se intanto che navighiamo puoi prendere il libro e scrivere. Scriviti tutti i lavori che ti abbiamo prenotato, va bene? Così non te li dimentichi. Io inizio a mangiare una crocchetta. Ok, vieni qua, ci scaldiamo. Ciao, Liok. Comunque lui è Luke, un nuovo cittadino. Anche lui è un costruttore. Anche lui è un altro costruttore. Lui vive a Blackwater, dall'altra lato della città. Piacere. Ah, comunque ragazzi, ci sarà un lavoro per voi costruttori. Tutti e tre costruttori probabilmente, perché dovremo costruire il primo palazzo popolare per dare le case a chi magari è meno fortunato. Praticamente un appartamento in affitto. È un appartamento in affitto e un palazzo di 5 piani, quindi probabilmente dovreste lavorare. Però non adesso ovviamente, se ne parla probabilmente verso gennaio, ok? Io direi di partire, Master, andiamo veloci che sta facendo giorno. Nati, mi prendi anche le salse, per favore? Andiamo, andiamo. Prendiamo la barca più veloce, che è questa. Andiamo. Allora, Master, sei contento di essere ritornato? Sì. Lo so, ma mi ricordavo che voi ci giocavate tantissimo, vi stavate divertendo. Infatti è stato brutto, mi è dispiaciuto tantissimo quando non ci siete stati in questo periodo. A parte per tutti è dispiaciuto, perché sinceramente tutti quanti erano contenti di te, soprattutto come costruttore. Wow. Sì, no, hai fatto il tuo buon lavoro sempre. Cioè, per questo dobbiamo evitarla. Questa, vedi, se occupiamo questo animale, ci sciotta. È un capidoglio. Ho notato che ammazzava tutti, orca. No, 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 qua moriamo subito. Togli sto maltempo. O a meno uno siamo, Gesù Cristo. Fa freddissimo nell'oceano. Fa veramente freddo. Vi consiglio comunque di fare un campfire a centro di Blackwater appena potete. Sì. Vi conviene, perché almeno un po' di riscaldamento esterno. Sì, sì, ci vuole. Ah, ora tu sei il interior designer. Vuoi fare le stufe nella casa popolare? Ah, ok. Allora, cioè, ricapitolando, dovevo fare segnaletica e strade, la stazione dello sceriffo. Le strade? Già l'ho scritto, ok. Strade, cartelli, stazione dello sceriffo, aspetta, ti dico subito. L'altra cosa era... luci, cartelli stradali... Cartelli stradali, luci, stazione sceriffo e strade. Sono 4 cose. Giusto, ti trovi? Poi devo fare la forgia. Sì, la forgia del fabbro, sì. Ok, possiamo scendere, siamo arrivati. Ok, vabbè, comunque si è scritto tutto a posto. Ti ho accompagnato, dovevo darti altro o no, niente? Aspetta, ho buttato monnezza qui. Non mi serve questa roba. Tutti i pesci camminando con la nave, ho schiacciato. Quanti nuggets ti prendi di solito? Uno sempre, non me ne sono mai preso più di uno. Sono sempre stato gentile con te. Niente, a posto allora. Prego, prego. Quindi lascio a te il lavoro.
Scegli tu le stazioni, le strade te l'ho dette, le luci sai come sistemare. E... Ah, già stavi facendo, giusto? Avevo preso spunto da quelli che c'erano Osiris, Ok, però però fallo magari. no. Secondo me ti conviene fare questo colore qua simile a sto punto. Lo fai uguale agli edifici intorno. Questo qua, Sì, lo sì. stesso. No, è... questo è quello bianco, come si chiama? Betulla. Eh Ok. sì, è meglio, capito, anche per l'estetica. Boh, Ok. a posto, dai, io mi disconnetto qui, non fa niente. E la nave la lascio lì, in caso. E niente, a posto, ti lascio lavorare. Fai, se vuoi, Va fai prima il bene. fabbro, tranquillo, perché tanto le strade ce le sono più facili. Quindi se vuoi fare prima il Sì. fabbro, fai. Tanto hai tutta la sera fino a luna, quindi. Non so Vabbè, ma a se... parte che mo sta qui, non so se dopo rilogo, però dalla prossima volta già so Ah, precisamente. ok, va bene, So già cosa fare. va bene. Ah, perché dovete scendere tu e Darkova stasera? No, non lo so, in realtà. Ah, ok, vabbè. No, vabbè, perché Però oggi non so poi... se ritorno dopo. Ah, Però nel va caso, la prossima volta già Sì, so tanto cosa fare, giochiamo il sì. 29 dicembre. Però giochiamo solo quella settimana che viene dopo, solo una volta. Non giochiamo come questa, 2 settimane, cioè Ok. 2 giorni. Per questo abbiamo fatto 8 ore questa giornata. Ah, ok, va Va bene. bene, dai, allora ci sentiamo, Master. Buon lavoro e buon appetito in Grazie. casa. Ma che stanno a fare? Allora ragazzi, grazie intanto a tutti per essere stati qui, siete stati gentili, grazie sempre per il supporto e ci sentiamo alle 8:30, intanto facciamo un bel ride a un nostro caro amichetto e niente, veramente ragazzi, grazie, a più tardi, vado a mangiare, ci vediamo verso le 8:30. Scogna, in caso tu sei nel server, tu e Martina... Se andate voi, c'è un altro moderatore, avvisate i moderatori di fare attenzione, qualsiasi cosa, chiamatemi sul cellulare. Proprio chiamate. Se ci sono problemi, se c'è qualcosa che non va, qualsiasi cosa, ok? Lo prendo come un sì, che mi avete sentito? Spero di sì che mi avete sentito. Se no, lo scrivo in privato, dai. Ok, grazie Martina. Ciao ragazzi, a più tardi.